Sono le 11, pronti a partire, buongiorno a tutti. Io, per chi non mi conosce, sono Stefano Micozzi, il direttore della Sonime. Vedo che abbiamo in linea già qualche persona, qualche vecchia amica, vecchio amico, e saluto tutti molto cordialmente. Qui in presenza siamo 5 persone, Paolo Guerrieri Monducci e Mauro Saburi di BNL, e gli altri sono online. Dunque, due parole di benvenuto. Abbiamo accolto con molto piacere la proposta di Economia Italiana e di Minerva Bancaria di fare questo evento qui in Sonime. Il tema naturalmente è caldissimo: il futuro della globalizzazione e il ruolo delle imprese italiane. Quindi attendiamo con ansia di sentire le relazioni Giovannetti, Monducci e Guerrieri. Se del caso, se sentirò l'esigenza insopprimibile, farò un breve intervento dopo le tre relazioni iniziali, ma non è sicuro, quindi potete ancora scamparla. Lascerei adesso la parola a Giovanni Parillo per due parole di benvenuto. Grazie, professor Micozzi. Grazie innanzitutto ad Assonime, al professor Micozzi, per la gentile ospitalità che ci ha concesso per questo convegno. La recrudescenza del Covid, l'ondata di caldo che era attesa per oggi, ci hanno indotto a spostare il convegno online, ma siamo sicuri che la collaudata organizzazione dei webinar di Assonime permetterà a tutti una fruizione veramente piena. Un grazie particolare va agli editor di questo numero, la professoressa Giorgia Giovannetti, il professor Paolo Guerrieri. E poi non posso non menzionare tutto il comitato scientifico e l'advisory board di Economia Italiana, che ci supportano e che ci danno indicazioni fondamentali per questi numeri. L'advisory board è presieduto, come sapete, dal professor Guerrieri, e oltre a lui, che è anche qui in veste di editor, abbiamo il dottor Monducci e il dottor Gabrielli, che sono membri dell'advisory board di Economia Italiana. E dicevo, i suggerimenti che riceviamo sono tanti, e se scorriamo i titoli, gli ultimi titoli di Economia Italiana, vediamo come tutti abbiano trattato argomenti nodali per il futuro del nostro paese: la sfida digitale, l'agenda 2030 coordinata dal professor Giovannini, il gender gap, la riforma fiscale, la produttività italiana, un convegno importantissimo che ha avuto come editor, fra gli altri, proprio il dottor Monducci, che è qui con noi. L'Italia dopo il Covid, le sfide da vincere, l'abbiamo tenuto al tesoro il giorno che è stato approvato il piano nazionale di PNRR. Le infrastrutture, i vari territoriali, la sostenibilità e lo sviluppo economico, le disuguaglianze e la povertà. Ecco, Economia Italiana si pone lo scopo che era del suo fondatore, l'illustre economista Marcelli, nel 79, di offrire analisi e riflessioni agli accademici e ai policy maker. E credo che questo obiettivo sia stato colto a pieno dalle relazioni che ascolteremo oggi. Non a caso, il futuro della globalizzazione e il ruolo delle imprese italiane è un altro tema fondamentale per lo sviluppo del paese. Paese forte di una grande industria manifatturiera, un'industria che ha saputo inserirsi con successo nelle catene globali del valore, e la ricerca lo dimostra, e tuttavia, come in altri numeri di Economia Italiana, è stato messo in luce con dovizia di dati che occorre un salto di qualità delle nostre medie imprese, che devono poter crescere e inserirsi ancora di più nell'area internazionale. Oggi la pandemia e la guerra in Ucraina sollevano temi contrastanti. Si parla di reshoring, di friendshoring. Secondo uno studio di McKinsey, un quarto circa della produzione mondiale potrebbe essere oggetto di reshoring o nearshoring, e questo per i paesi che hanno un alto costo del lavoro comporterebbe sicuramente investimenti in automazione molto pesanti. E come proprio il numero precedente di Economia Italiana su disuguaglianza e povertà ha messo in luce, l'automazione è allo stesso tempo un segno di progresso tecnico, ma anche un'ulteriore fonte di disuguaglianza. Nel convegno odierno ci occuperemo del ruolo che devono e possono assumere le imprese italiane nella globalizzazione.
e ascolteremo importanti relazioni. A questo punto quindi un grazie sentito di Economia Italiana agli editor, agli autori, a tutti i relatori e a quanti ci ascoltano. Quindi la parola a Giorgia Giovannetti per la prima relazione. Buongiorno Giorgia. Grazie della parola e grazie anche per il vecchi di prima. Visto che... Ma quando è unito la parola amici non implica alcuna anzianità. Scherzo. Giusto? Allora, certo. Parlare di futuro della globalizzazione è sicuramente difficile in questo momento. La mia peraltro non sarà una relazione ma una brevissima introduzione. E tra l'altro mi scuso che appunto sono a distanza e sono in Olanda in questo momento per una riunione di lavoro. Proprio perché è difficile, io cercherò di schematizzare un pochino una serie di problemi, di problematiche, basandomi sulle cose che abbiamo scritto nel volume con Paolo, nell'introduzione e nelle varie relazioni, che però, attenzione, è stato scritto prima della guerra. Quindi la nostra analisi è un'analisi a pre-guerra e io cercherò di dire anche qualcosina su come la guerra può influenzare la globalizzazione, ma da un punto di vista che mi è portato alla rivista. Quindi sicuramente non entrando nel dibattito più attuale o della parte più politologa. Quando parliamo di globalizzazione, cosa che abbiamo fatto anche nella introduzione, cosa diciamo abbastanza importante, è cercare di distinguere una serie di fasi della globalizzazione e senza andare troppo indietro nel tempo, naturalmente la prima fase della globalizzazione, dell'iperglobalizzazione se voi volete, è quella che va fino alla crisi del 2008, quindi dagli anni 80, metà anni 80 fino al 2008. Cosa succede in questa fase? Perché è cruciale per il volume. Lo sviluppo delle catene globali del valore, quindi una grande espansione delle catene globali del valore che di fatto spingono l'elasticità del commercio al prodotto interno mondiale ad essere intorno al 2%. Quindi per tutto il periodo, dagli anni metà anni 80 fino al 2008, l'elasticità del commercio mondiale rispetto al prodotto interno lordo mondiale è circa il 2%. Quindi questa è diciamo, una prima fase di iperglobalizzazione. A quel punto c'è una fase dopo il 2008, quindi a seguito della crisi economico-finanziaria del 2008, c'è quella che per primo la rivista The Economist, ma poi Paul Antrassi in una serie di diciamo, articoli scientifici hanno definito la fase di slobalization. Alcuni avevano parlato di deglobalizzazione, ma molti hanno parlato di slobalization. E questo è un primo cambiamento e si innesta una seconda fase. Appunto, cosa succede in questa seconda fase? Perché c'è un fenomeno di rallentamento nella crescita dell'economia mondiale che porta di fatto l'elasticità ad essere intorno all'1? Quindi c'è una caduta, poi un recupero, ma fondamentalmente l'elasticità del commercio rispetto al PIL diventa 1. Succede che si fermano, non c'è più c'è una mancata diminuzione, se volete, dei costi di trasporto e di comunicazione, che era diminuzione che era stata molto forte fino al 2008, si ferma, c'è un freno negli accordi commerciali, se volete c'è anche quello che è stato definito nella letteratura un nuovo protezionismo strisciante, in particolare su barriere non tariffarie, ma quindi si mettono in mozione una serie di si frenano gli accordi. Ci sono però altre due cose importanti, una l'ha citata Giovanni Parrilla all'inizio ed è l'automazione, quindi la robotizzazione, che in effetti ha due spinte contrastanti sui fenomeni di globalizzazione. Da un lato cambia i vantaggi comparati relativi perché l'automation riduce il costo del lavoro nei paesi a più alto costo e dall'altro però quindi spinge da un lato verso la globalizzazione, spinge dall'altro verso la deglobalizzazione. Il secondo e molto importante è il ruolo delle imprese, perché nelle fasi di globalizzazione spinta che c'è stata, diciamo, fino alla crisi finanziaria, moltissime imprese, in particolare del sud-est asiatico, ma anche dell'America Latina e parzialmente dell'Africa subsahariana, erano entrate nelle catene del valore. Quindi, diciamo, le catene del valore per un periodo sono state viste come un modo per imprese anche piccole e anche di paesi ai limiti della globalizzazione per entrare. Quindi chi non poteva produrre tutto da solo, ma riusciva a produrre
una componentistica riusciva ad entrare in una catena globale del valore. Bene, questo spazio, di fatto, tutte quelle che potevano entrare sono entrate in questi anni. Quindi, di fatto, a meno che uno non si aspetti adesso un'entrata globale dell'Africa, c'è molto meno spazio proprio per l'entrata di imprese all'interno delle catene globali del valore. Quindi questa fase di globalization è una seconda fase, se volete, che va dal 2008 a, e qui c'è un grosso punto interrogativo. Perché? Perché quello di cui abbiamo parlato tutti quanti, abbiamo letto, è che il Covid avrebbe rappresentato una ulteriore spinta alla deglobalizzazione. Quindi il Covid avrebbe, diciamo, di fatto spinto a aumentare, a diminuire i legami che c'erano fra le imprese, quindi a riconfigurare il processo di globalizzazione. Perché? Perché ha fermato, diciamo, il funzionamento delle catene del valore quando sono state bloccate le fabbriche, soprattutto a Wuhan, ma in altri casi ha aumentato i costi di trasporto. Ha reso incerto il funzionamento delle catene del valore e si è aperto un dibattito su reshoring, nearshoring e così via, collegato al Covid. Le aspettative sulla reattività delle imprese al Covid e sulla resilienza, in particolare delle imprese internazionalizzate, non erano positive. Quindi, quando c'è stata la prima ondata di Covid, c'erano delle aspettative molto forti sul fatto che si sarebbe fermato tutto e di fatto inizialmente c'è stato un blocco. Ma l'idea era anche che ci sarebbe stata una trasmissione degli shock molto forti, così come c'era stata una trasmissione positiva negli anni precedenti, una trasmissione negativa degli shock. E questo avrebbe creato un effetto domino sul commercio mondiale con un blocco degli scambi. Andando a vedere che cosa è successo davvero con il Covid, ci sono state una serie di studi, peraltro anche nel volume di Economia Italiana che ha citato Giovanni Parriglio, che è stato presentato al Tesoro il famoso 14 luglio del 21, in realtà questi effetti non ci sono stati, quindi le imprese hanno reagito molto meglio di quello che noi non ci saremmo aspettati. C'è stato molto poco reshoring, quello che c'è stato è stato più una diversificazione nei mercati di approvvigionamento delle imprese, ma reshoring poco. Quali sono i dati? Diciamo, su cui io mi baso sono i dati che sono usciti sul rapporto competitività delle imprese dell'Istat, sul rapporto del Centro Studi Confindustria. Sono dati della Banca d'Italia, quindi sono survey diverse che sono state fatte sulle imprese italiane e per quanto riguarda a livello mondiale, sulle survey della Banca Mondiale che ha fatto tre survey Covid, quindi chiedendo alle imprese se avevano cambiato i propri comportamenti dopo la prima ondata di Covid, dopo la seconda ondata di Covid e dopo la terza, quindi adesso c'è ancora da lavorare. Quindi diciamo il Covid di fatto non ha innescato una terza fase in questo processo di globalizzazione, ha cambiato un pochino il dibattito, quindi il dibattito è stato più ci sarà una riconfigurazione produttiva o c'è una diversificazione? Quali sono gli elementi che spingono in una o nell'altra direzione? A questo punto in realtà però si innesta la guerra, quindi mentre ancora c'è il Covid abbiamo un altro shock molto molto forte, che è lo shock della guerra. Qui noi usciamo dal volume, perché appunto il volume, come vi dicevo, è stato scritto prima dell'invasione, diciamo, della guerra in Ucraina, e quindi per riferirmi a quelli che erano stati gli schemi di ragionamento che noi abbiamo usato anche nell'interpretazione del volume, diciamo, la nostra interpretazione è la seguente. Le imprese, che sono appunto al centro della nostra discussione, non modificano i propri comportamenti di fronte a uno shock Covid perché percepiscono lo shock Covid come temporaneo. Quindi è uno shock forte, ma è uno shock di tipo temporaneo che quindi non modifica di fatto il comportamento delle imprese. Invece la guerra e soprattutto l'incertezza che la guerra ingenera modifica viene percepito dalle imprese come uno shock permanente. Quindi la guerra modifica molto di più il comportamento delle imprese. Quindi la guerra potrebbe,
aver indotto negli ultimi tempi, ma su questo non abbiamo dati per poter andare a vedere, dei comportamenti, quelli che ha citato Giovanni Parrillo prima, più reshoring, più nearshoring, più friendshoring, che era un termine che non esisteva neanche, perché è in questo momento che vengono messi in evidenza quelli che sono i legami di amicizia, di votare insieme le risoluzioni delle Nazioni Unite o cose del genere fra i vari paesi. Su questo, naturalmente, noi non ci sono dati per poter dire che la guerra viene percepita come un shock permanente, al contrario del Covid, che viene percepito come uno shock temporaneo, ma il problema è che ci sono stati altri shock percepiti dalle imprese come permanenti nell'ultimo periodo. Uno di questi è la Brexit, e ci sono dei lavori che studiano la Brexit come uno shock percepito come permanente. È difficile immaginare che si torni indietro da quella situazione. Un altro è la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina. Anche lì le imprese hanno percepito come permanente. Gli studi che esistono su questi episodi, su questi shock, fanno vedere che effettivamente le imprese, se percepiscono lo shock come permanente, cambiano il loro comportamento. E quindi cosa fanno? E quindi diversificano sia il mercato di approvvigionamento sia il mercato di destinazione. Questo è un tema sicuramente molto, molto importante, è un tema su cui io penso che in uno dei prossimi volumi di Economia Italiana dovremmo andare a vedere bene qual è la diversificazione dal lato degli input produttivi, perché è chiaro che no, le imprese, semplicemente leggendolo sui giornali, che non vogliono dipendere da un solo fornitore o da due fornitori. Quindi la diversificazione degli input produttivi diventa molto importante. Lì a quel punto diventa importante il settore, però, perché qual è il tipo di contratto che ho con i miei fornitori? Chi sono gli altri fornitori, ma soprattutto chi sono gli altri compratori su determinati mercati di approvvigionamento? Mi servono una serie di dati e di informazioni che al momento non abbiamo, su cui sicuramente c'è da approfondire. Io mi fermo sostanzialmente qui perché ho finito la mia decina di minuti ampiamente. E perché Paolo, dopo la relazione di Roberto, parlerà poi più in dettaglio anche del comportamento delle imprese italiane. Io ho fatto un quadro più generale, in cui appunto il mio messaggio fondamentalmente è: la natura dello shock è quello che conta per cercare di capire quali saranno i comportamenti delle imprese. Ci servono una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quello che noi abbiamo, che sono informazioni su mercati di approvvigionamento. Chi sono i fornitori? Chi sono i competitor su quei mercati di approvvigionamento? Questa è un'informazione molto importante che ci serve per poter poi dopo dare anche delle indicazioni di policy. E poi naturalmente il discorso dei mercati di destinazione, il discorso dell'eventuale reshoring collegato a un problema di incertezza e collegato anche a un problema di progresso tecnico, automazione e quant'altro. Grazie. Professor Monducci. Ecco, si vedono le slide? Sì. Sì, ma le vedo. Sì, le vedo. Ok, grazie mille. Allora, sono Roberto Monducci. Mi sentite? Perché non capisco bene. Mi sentite? Sì, da remoto sentiamo. Sì, sì, sì. Scusate, scusate, ma Sentiamo e vediamo. perfetto. Allora, molto rapidamente, tra l'altro qualche suggestione di Giorgia mi consente di andare a sottolineare qualche punto più pertinente rispetto al quadro che è contenuto nel paper presentato sulla rivista. Diciamo, il contributo mio e di Stefano Costa, un collega dell'Istat,
è di carattere, diciamo, descrittivo essenzialmente, cioè poca interpretazione, molta, diciamo, evidenziazione anche di evidenze empiriche forse non particolarmente note, quindi ha un ruolo anche informativo. Allora, questo è l'outline, sono due punti. Il primo è struttura, comportamento e strategia delle imprese prima della crisi e in particolare il ruolo delle multinazionali. Il secondo punto è l'analisi della resilienza nel Covid, durante proprio la fase acuta del Covid. Gli obiettivi conoscitivi secondo noi possono essere questi. Il primo è una chiave di lettura del sistema industriale. Noi siamo abbastanza convinti che la produzione di ulteriori classificazioni, tassonomie, al di là un po' di quelle che prodotte dalla statistica ufficiale, ma sempre utilizzando dati ufficiali, siano molto utili. In questo caso ne proponiamo un paio che secondo noi sono molto interessanti, quantomeno speriamo che siano interessanti ai fini della comprensione di quello che sta succedendo. Il secondo obiettivo è un po' questa valutazione del ruolo delle multinazionali italiane ed estere nella competitività, crescita e resilienza agli shock del sistema esportatore. La nostra idea, che poi vedrete un po' sviluppata in qualche punto, è che il sistema industriale italiano sia cambiato parecchio negli ultimi anni. Tra l'altro questi dati indicano un peso quantitativo della componente multinazionale veramente importante, quindi le piccole e medie imprese passano attraverso la multinazionalizzazione anche. Questo è un elemento importante nel sistema esportatore. E il punto di partenza è questo. Una classificazione che tra l'altro è un ufficiale dell'Istat, poco usata devo dire, anche i dati vengono rappresentati scarsamente secondo questa tassonomia. Le imprese italiane possono essere classificate in quattro raggruppamenti. Quando parlo di imprese italiane parlo dei 4 milioni e 300 mila imprese che fanno parte del sistema produttivo. In questi quattro raggruppamenti la tipologia 3 e 4 rappresentano la componente multinazionale, quindi questa slide fa vedere qual è il perimetro di analisi e qual è la chiave di lettura per analizzare. Poi chiaramente vengono analizzati anche i settori, le dimensioni aziendali eccetera, però questo è l'elemento principale di entrata proprio dell'analisi. Un paio di slide puramente descrittive, riprese da dati Istat, ufficiali prodotti ogni anno verso dicembre, ve li segnalo come insomma un elemento forse a cui prestare attenzione. Questa è la struttura del complesso dell'economia, sostanzialmente questi sono i pesi, la penultima riga ci dice qual è il peso delle imprese appartenenti a gruppi multinazionali per quanto riguarda una serie di aggregati economici. Un quinto degli addetti, poi piano piano si sale, insomma siamo al 40% del valore aggiunto, dimensione media nettamente, questa slide precedente, l'ultima colonna, la dimensione media, anche se è un indicatore un po' bislacco devo dire, però insomma mi dice qualche cosa e ce lo ritroviamo poi anche nei risultati economici. Allora, questo è il focus. Da quel campo d'osservazione noi abbiamo isolato le imprese esportatrici manifatturiere. Cioè abbiamo estratto, diciamo, dalle basi dati Istat soltanto le imprese esportatrici manifatturiere e in particolare quelle con 20 addetti, per le quali abbiamo tantissima informazione. Incidentalmente le imprese che fanno parte del nostro campo di analisi generano sostanzialmente il 95% dell'export, quindi di fatto è un'analisi estremamente rappresentativa del fenomeno. Queste sono le dimensioni quantitative di quelle tipologie di imprese, quindi abbiamo 10.000 imprese indipendenti, 4.500 imprese di gruppi domestici e poi le multinazionali. 1.600 sono imprese a controllo estero e 4.400 sono imprese residenti appartenenti a gruppi multinazionali a controllo italiano. Questa è la mappa sostanzialmente delle imprese manifatturiere che generano tutto l'export italiano di fatto. Dal punto di vista quantitativo, le multinazionali, queste 6.000 imprese che vedete,
realizzano il 77% dell'export. Quindi questo è un elemento che io pongo banale, se volete, molto ruzzo come indicatore, però insomma, quando si parla di export italiano noi dobbiamo sapere che parliamo di multinazionali. Questo è un elemento che io raramente sento, diciamo, nelle analisi e nei dibattiti. Tra l'altro, l'importanza delle multinazionali aumenta al crescere il grado di dipendenza dai mercati internazionali in termini di quota di fatturato esportato. Pesano il 54,8% tra le imprese che esportano poco e arrivano all'80% tra quelle che esportano oltre il 50% di fatturato. Quindi anche questo è un elemento importante. Pesano tanto e pesano tanto soprattutto tra le imprese fortemente orientate ai mercati esteri. Quindi rappresentano un soggetto notevole. Tra l'altro nella parte a sinistra della slide c'è la dinamica dei perimetri. Okay? Sostanzialmente il peso complessivo delle multinazionali all'export nella fase di crescita dopo la doppia crisi è aumentato di 3 punti percentuali. In realtà, andando a spacchettare, abbiamo che la crescita è dovuta esclusivamente alle multinazionali italiane. Cioè il perimetro delle multinazionali italiane nel 2018 rispetto al 2014 spiega il 6% di export in più. Facendo due conti possiamo dire che la crescita dell'export dal punto di vista proprio dei perimetri è imputabile sostanzialmente alle multinazionali italiane. Quindi questo è il quadro strutturale e dinamico in maniera molto sintetica che ci fa dire che analizzare questo segmento di imprese ai fini di capire dove va l'export italiano è fondamentale. Una slide sui dati, non esagero, anche se insomma la mia tentazione, come sapete, sarebbe di fermarmi a questa slide e non andare avanti, insomma, però ve lo risparmio. I dati individuali su campioni enormi prodotti dall'ISTA, tra l'altro accessibili, questo ve lo segnalo come un elemento, come un'opzione interessante, soprattutto per gli enti che fanno parte del SISAR, ma anche on demand per altre strutture di ricerca. Un pacchetto informativo sulla fase pre-Covid e un pacchetto informativo sulla fase Covid. In realtà questi due pacchetti informativi sono sovrapposti, parzialmente sovrapposti. Cioè per tutte le imprese rilevate nella fase Covid noi abbiamo l'informazione relativa alla fase pre-Covid. Quindi noi riusciamo a confrontare esattamente, dinamicamente, che cosa erano le imprese prima del Covid e che cosa sono diventate nella fase di prima reazione. Da un punto di vista metodologico, per sintetizzare tutta questa informazione, la scelta è stata di costruire indici compositi. È una metodologia abbastanza facile anche da comprendere, quindi abbiamo compattato in maniera deterministica, quindi non parliamo né di cluster né di analisi strane, insomma, diciamo, parliamo proprio di indici costruiti in maniera deterministica. Una sintesi per la fase pre-Covid e una sintesi per la fase Covid. Chiaramente dall'incrocio di questi due indici abbiamo molte informazioni. Allora, per quanto riguarda l'indice che descrive un po' le strategie, gli assetti, le strategie e i comportamenti delle imprese nella fase pre-Covid, parliamo di un indice sintetico che assorbe 32 indicatori, ok? Le evidenze sono queste. Sostanzialmente le multinazionali prima della crisi Covid mostravano un dinamismo, diciamo, degli assetti del dinamismo molto superiore a quelli delle imprese domestiche, sia indipendenti che appartenenti a gruppi. Questo effetto in parte è determinato dalla superiore dimensione media, ma è verificato, come vedete, in tutte le classi di addetti. Con intensità crescente la crescere della dimensione delle imprese. Quindi le multinazionali performavano nella fase pre-Covid rispetto alle imprese domestiche, soprattutto nelle medie e grandi imprese.
Il dato finale, che sembra un errore statistico, per cui dice, ma quella è la media che è fuori range rispetto alle componenti. No, non è una media, perché sostanzialmente quello fa riferimento alla differenza tra il totale delle imprese multinazionali e il totale delle imprese non multinazionali, e quindi confronta sostanzialmente imprese di diversa dimensione media. Nelle multinazionali pesano tanto le grandi imprese, nelle imprese domestiche pesano poco, e quindi tu ti trovi questo elemento, diciamo, sembra appunto un errore statistico. Dentro a questo, chiaramente nel paper c'è tutti i dettagli, le tavole, eccetera, eccetera, quindi chi è interessato può andare a vedersi, insomma, anche a livello settoriale, per esempio. Sono cose molto interessanti. Comunque, in questo contesto le multinazionali e il controllo italiano spiccano nettamente per orientamento al cambiamento, alla crescita, mentre le multinazionali e il controllo estero sembrano essere più attrezzate dal punto di vista degli asset, diciamo, della qualità organizzativa. Quindi questi sono i due elementi, però noi abbiamo dato molto peso in quest'indice, diciamo, pre-Covid, all'orientamento, al cambiamento e alla crescita, perché questo ci serviva poi a spiegare la fase Covid, e quindi le multinazionali a controllo italiano effettivamente si staccano chiaramente. Allora, crisi Covid. L'indice invece di resilienza, che è basato su 18 indicatori, a partire dall'indagine effettuata dall'ISTAT durante la crisi Covid, sostanzialmente confermano, diciamo, anche in termini di resilienza, capacità di reazione a uno shock, questo, diciamo, primato delle multinazionali. In particolare ancora le multinazionali a controllo italiano. Per quanto riguarda quelle a controllo estero, performano bene durante il Covid soltanto le grandi imprese. Questo è un elemento importante. Quindi, mentre si conferma, diciamo, una capacità di aggiustamento, adattamento e comunque una propensione al cambiamento anche nella fase acuta da parte delle multinazionali italiane, quelle estere, diciamo, emergono soltanto delle grandi imprese. Ai fini di sintetizzare ulteriormente, insomma, un po' la relazione tra le strategie delle imprese prima del Covid e quelle post-Covid, noi abbiamo utilizzato un modello semplicissimo, sostanzialmente, finalizzato a spiegare i profili delle imprese che evidenziavano un indice di resilienza durante il Covid superiore alla mediana. Cioè, la domanda era: chi sono le imprese che durante il Covid performavano di più? Non vi sto a parlare del modello, comunque gli elementi importanti sono questi tre, utili anche, spero, al dibattito. Il primo è che quello che le imprese facevano prima del Covid ha condizionato tantissimo le loro capacità di reazione durante il Covid. Quindi sostanzialmente, questo è un modello, una logit, la probabilità di essere fortemente resilienti durante il Covid è, per le imprese più dinamiche nella fase pre-Covid, 2,5 volte superiore a quelle statiche, sostanzialmente, e via dicendo. Quindi l'elemento, diciamo, c'è una persistenza, se volete, di questo orientamento al cambiamento anche durante il Covid. Secondo aspetto, rilevante per chi si occupa di export, è che questo, diciamo, come effetto netto, cioè al netto degli altri effetti, questa capacità di resilienza aumenta all'aumentare del grado di esposizione delle imprese sui mercati esteri. Questo è abbastanza scontato, perché chiaramente la domanda interna italiana è stata colpita pesantissimamente durante il Covid, e quindi probabilmente le imprese che invece facevano il fatturato fuori sono riuscite a salvarsi, comunque a mantenere un passo di crescita importante. Ultimo aspetto, secondo me molto importante, è che il modello segnala, nonostante, diciamo, il numero rilevantissimo di variabili e indicatori che abbiamo inserito, un effetto residuale molto forte nella spiegazione della resilienza alla crisi, imputabile alla forma multinazionale italiana.
questo come va interpretato? Va interpretato nel senso di, al netto degli altri fattori, comunque le multinazionali italiane durante il Covid hanno ulteriormente accelerato una propensione al cambiamento e quindi hanno registrato, diciamo, una performance superiore a quella delle altre imprese, imputabile essenzialmente alla loro natura, tra virgolette, ovviamente, perché questo è fatto, diciamo, al netto degli altri effetti, settori a due cifre, propensione all'export, grado di dinamismo precedente, quindi c'è stato un'ulteriore accelerazione, quindi questo elemento secondo noi è molto importante ai fini anche, qui una notazione timida, per capire forse quello che succede con lo shock non da Covid ma da guerra, cioè questo è l'antefatto. Noi abbiamo un settore produttivo che è appunto quello delle multinazionali al controllo italiano che sembra, diciamo, muoversi molto bene in situazioni di difficoltà, di shock che presuppongono aggiustamento, adattamento, riorientamento. Due slide finali soltanto come suggestioni, queste sono, diciamo, più o meno quello che ho detto e si ripete, questa ultima slide, qualche suggestione per il policy making, cioè sostanzialmente secondo noi questa chiave di lettura meriterebbe di essere anche osservata dal punto di vista del policy making, non soltanto dal punto di vista dell'analisi statistica, ok. Quindi potrebbe diventare, visto che i dati ci stanno, proprio una chiave di lettura a supporto delle politiche, tenendo presente, diciamo, quello che avevamo visto in termini di assetti diversi e anche funzioni obiettivo probabilmente diverse. Gli ultimi due punti ecco, tentano, diciamo, qualche elemento in più. Per un sistema frammentato come quello italiano, secondo noi, soprattutto nel campo delle esportazioni, la concentrazione dell'export in due soggetti in qualche modo diciamo rappresentabili, ben rappresentabili, può essere un vantaggio. Quindi abbiamo una forte concentrazione in soggetti portatori di interessi in qualche modo diversi, sicuramente non è facile, diciamo, coniugare gli interessi dei multinazionali al controllo estero con quelli dei multinazionali al controllo italiano, sono due fenomeni diversi, però secondo noi bisogna farlo. E quindi anche i tavoli, no? Quindi il policy maker come mediatore, oltre che come stimolatore o regolatore di risorse. Ultimissimo punto per gli analisti, insomma, un po' del commercio estero, quello che emerge qui è la non contraddizione tra, sembrerebbe, tra internazionalizzazione produttiva e internazionalizzazione commerciale. Cioè i settori che tirano di più l'export sono quelli che hanno affiliati all'estero. Questo è un elemento, secondo noi, molto robusto, questo sia nella fase pre-Covid che nella fase pre-Covid, quindi questo potrebbe essere, diciamo, un elemento interessante. Quando parliamo di esportazione ovviamente parliamo di PIL, parliamo di occupazione, questa roba viene generata sul territorio nazionale e come programma di ricerca che qui non ho messo, next step, intrafirm, cioè una grossa componente di questi flussi di esportazioni deriva da flussi intrafirm. Noi riusciamo a misurare dalla statistica ufficiale quelli inward, quelli generati dalle multinazionali al controllo italiano, che abbiamo quantificato come Istat, che pesano veramente tantissimo. Non ci sono per ora dati, ma ci saranno, perché sarò inserito questo elemento nelle prossime indagini, l'intrafirm outward. Cioè la componente di esportazioni generate dalle multinazionali italiane verso l'estero. Cioè il punto interrogativo è, ma questa grande performance quanto dipende dalla presenza delle affiliate all'estero? In questo momento non lo sappiamo, spero che a fine anno lo sapremo. Grazie mille. Grazie. Mi incuriosisce, ma qual è la definizione di multinazionale in questo contesto? Allora, questa è una definizione rozzissima che fa riferimento chiaramente alle imprese residenti, quindi l'unità di analisi non è il gruppo multinazionale, sono le imprese residenti
che fanno parte di gruppi multinazionali, o a controllo estero, Toyota Italia, oppure a controllo italiano. Quindi imprese residenti in Italia che fanno parte di gruppi che hanno affiliate all'estero. Quindi l'elemento, diciamo, classificatorio è il fatto che tu come impresa sei inserita in un network che ha una caratterizzazione sovranazionale. Questo è l'elemento. La classificazione è in termini di controllo, quindi parliamo di partecipazione, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui c'è un controllo maggioritario da parte di un soggetto residente o non residente, quello è il timbro che mi classifica l'impresa. Comunque la presenza di qualunque unità operante all'estero la qualifica come multinazionale. Sì, esattamente. Allora veniamo all'ultimo speaker, Paolo Guerrieri. Allora, grazie. Io volevo ringraziare Assonime e il suo direttore Stefano Micossi per questa graditissima ospitalità e per questa possibilità, come stiamo facendo, di discutere i contenuti di questo numero di economia italiana. E in questo mio intervento, per breve intervento, io volevo riportare i contenuti di questo numero ai temi poi più generali che sono al centro anche e che sono stati riportati nel titolo, cioè rispetto a queste performance che cosa poi ci aspetta dal punto di vista del futuro ruolo delle imprese italiane, del sistema produttivo italiano nel nuovo contesto globale. È stato ricordato sia prima dell'intervento di Giorgio Giovannetti, adesso nell'intervento di Roberto Monducci, indubbiamente una performance, potremmo dire, positiva, quindi, come dire, una risposta che in questi ultimi anni, prima della pandemia e durante la pandemia, è stato dato dal punto di vista della esportazione, chiamiamolo del comparto esportativo italiano. C'è stata quindi una risposta importante, c'è stata, come abbiamo sentito, una trasformazione importante e questo è indubbiamente un elemento, diciamo, da sottolineare con soddisfazione. Tuttavia, appunto, la notazione da fare immediato è che questo risultato importante è dovuto a un gruppo relativamente ristretto, se andiamo a vedere, di imprese medio-medio grandi, poi classificate come multinazionali a controllo italiano estero. Quindi un ristretto numero di imprese medio grandi che hanno poi, appunto, sono diversi anni che noi registriamo delle performance in termini di produttività, in termini di valore aggiunto, che in qualche maniera, come dire, sottolinea questa forte, diciamo, capacità che hanno dimostrato queste imprese di reagire poi ad quelli che sono stati negli anni prima della pandemia e poi durante la pandemia gli shock di cui abbiamo parlato. Ora, il problema che noi però sappiamo rimane, resta, è che in realtà questo gruppo di ristretto di imprese medio meno grandi sono molto importanti ai fini di questa capacità di esportazione. Tuttavia, se andiamo a vedere poi la performance del sistema produttivo e più in generale del sistema economico italiano, questo gruppo, proprio perché così concentrato, non ha la forza di trainare il resto del sistema e quindi non ha la forza di trainare il sistema produttivo ed economico italiano su performance, su dinamiche medie o in qualche modo superiori alla media. Anzi, come sappiamo dai risultati medi e dai risultati di questi anni, in qualche maniera c'è stato una fase di relativo, tra virgolette, ristagno dal punto di vista soprattutto di un indicatore, come sappiamo, molto importante, che è quello poi della produttività media a livello di insieme dei fattori,
che ci colloca rispetto al resto d'Europa in una posizione di assoluta peculiarità, purtroppo qui negativa peculiarità. Non c'è nessun altro paese europeo che in termini di produttività in questi ultimi, diciamo, 20 anni ha mostrato un andamento di questo genere. Naturalmente i fattori che sono poi dietro questa performance della produttività media del sistema economico, produttivo e economico italiano, li conosciamo assai bene, perché ne parliamo da più di 20 anni, perché sono fattori che naturalmente hanno a che fare con il contesto, come si dice, in cui operano le imprese, quindi tutto il discorso che riguarda infrastrutture materiali, immateriali, e allo stesso tempo però sono anche fattori che hanno a che fare col sistema produttivo e quindi con, come si dice, fattori interni al sistema produttivo. Quindi ci sono, come dire, fattori che riguardano ciò che succede fuori dalle fabbriche e fattori che riguardano invece quello che succede all'interno delle fabbriche. Come sappiamo è questa spiegazione più complessiva che poi offre una interpretazione, o almeno diciamo può offrire un'interpretazione di che cosa è successo in questi anni. Naturalmente è fondamentale continuare a chiedersi che cosa fare per poter in qualche maniera non limitarsi a esaltare questo segmento d'eccellenza, ma a far sì che questo segmento d'eccellenza sia anche in grado di produrre poi un risultato più complessivo e di trascinare quindi quello che è il sistema industriale produttivo italiano, perché l'industria era e rimarrà un asset fondamentale del sistema economico italiano e secondo me l'idea di un rilancio della crescita senza un rilancio del sistema industriale potrebbe trovare, diciamo, pochissima possibilità di concretizzarsi. Ecco, allora, per venire ai temi del futuro poi, a me sembra che se guardiamo al contesto globale, se guardiamo a questi andamenti che sono emersi, diciamo, in questa presentazione, poi ci sono altri contributi in questo numero della rivista che ampliano, integrano naturalmente. Ecco, a me sembra che le sfide che ci sono di fronte sono soprattutto due. Una a livello esterno internazionale e una che è a livello domestico interno. Quella a livello internazionale in parte è stata già toccata da Giorgia Giovannetti nel suo intervento. Qui c'è da dire innanzitutto, come Giorgia ha già detto, chi parla di fine della globalizzazione, di deglobalizzazione, sta in realtà annunciando una fine che è già avvenuta, cioè parla di una globalizzazione, quella del mondo piatto, quella della possibilità di muoversi a tutto campo solo con decisioni e scelte economiche, che era già finita negli anni subito dopo la grande crisi finanziaria. Perché a questo punto, naturalmente per ragioni che non c'è tempo di adesso riassumere, quella fase viene meno con il fatto che un polo, l'Asia del Pacifico, e un paese, la Cina, assurge a superpotenza e sfida gli Stati Uniti. Ecco che cosa succede, secondo me, come diceva prima Giorgia, perché si apre in questo decennio passato una economia globale che è molto diversa, profondamente diversa da quella degli anni 90 e dai primi anni 2000. Quella fine di cui si parla oggi è la fine di 10 anni e più anni fa. Perché è molto diversa? Perché innanzitutto al centro di questa nuova fase globale c'è lo scontro tra Cina e Stati Uniti, che è uno scontro economico, commerciale, tecnologico, strategico, a questo punto a livello globale. In secondo luogo, i fattori economici, le scelte economiche vengono pesantemente condizionate già in questa fase dalle condizioni di confronto geopolitico e chiamiamoli di sicurezza generale.
Questa quindi, come dire, nuovo rapporto tra fattori economici e fattori geopolitici non nasce adesso, nasce in realtà già in quegli anni. Naturalmente sia lo shock Covid con la sua specie di shock una tanto e sia naturalmente ancor più la guerra di Putin in Ucraina non fanno che accelerare e accrescere queste tendenze. Quindi la lettura che noi pensiamo sia quella, come dire, che possa poi più aiutarci a guardare naturalmente un futuro che resta estremamente incerto, è questa: mettere a fuoco che cosa era diventata l'economia globale negli anni, diciamo nel secondo decennio, perché i fattori geopolitici e di sicurezza erano già diventati importanti, il decoupling di cui si parla era già un fattore importante, tanto che gli Stati Uniti riducono pesantemente, diciamo, la loro dipendenza dagli Stati Uniti, ad esempio se prendiamo un settore chiave come quello dei semiconduttori, ma questo è avvenuto nella seconda metà dello scorso decennio, non adesso. Allora, questo naturalmente lo shock bellico e quello che poi seguirà avrà un ruolo fondamentale, perché sicuramente, come dire, apre una fase di contrapposizione forte e qui, come sappiamo, lo scenario che va più o di cui si discute più è l'idea dei due blocchi, cioè l'idea che a un certo punto ci si trovi necessariamente a vedere contrapposte questo gruppo di paesi occidentali, chiamiamoli democratici, Stati Uniti ed Europa innanzitutto, contrapposto sicuramente alla Russia, ma a una Russia che in realtà si appoggia alla Cina, quindi a un altro blocco che è soprattutto questo del blocco delle autocrazie o comunque dei sistemi, diciamo, politico-autoritari. I due blocchi significherebbero naturalmente una riconfigurazione drastica degli scambi, delle relazioni all'interno di questi due raggruppamenti. Questo naturalmente avrebbe dei costi enormi dal punto di vista dell'efficienza, dal punto di vista questa riconfigurazione. Io credo che però sia poco probabile che questo sarà l'assetto futuro per una ragione fondamentale. Fuori di questa contrapposizione Europa, Stati Uniti da un lato, Cina e Russia dall'altro, c'è una parte enorme del mondo, un numero enorme di paesi, sono quelli che non si sono schierati fino ad oggi né da una parte né dall'altra, se andiamo a vedere è più di metà della popolazione mondiale, paesi di grande peso che vanno appunto dall'India al Pakistan, al Sudafrica, in tutti i continenti, che non hanno nessun interesse, secondo me, ad, come dire, assecondare uno schieramento e una divisione e che faranno invece in modo di poter, come dire, barcamenarsi e giocare quello che è spostarsi da una parte e dall'altra, mantenendo quindi tra il bianco e il nero dei due blocchi una grossa parte di grigi, diciamo, di tonalità. Quindi, secondo me, lo scenario sul quale forse vale la pena perlomeno discutere altrettanto è uno scenario molto più differenziato e complesso dei due blocchi, in cui in realtà importante è quello di andare a vedere che le relazioni commerciali, le relazioni tecnologiche, le reti produttive non si uniformeranno a regole di governance unitarie, come sarebbe la logica dei due blocchi, ma molto probabilmente avremo dei sistemi di governance differenziati a seconda di queste aree. Quindi, come dire, una realtà molto più frammentata e complessa, a geometrie variabili, che naturalmente interessa molto un discorso come quello dell'internazionalizzazione del sistema europeo e in particolare del sistema italiano, perché di fronte a una realtà di questo genere è molto importante, come dire, disegnare delle politiche per internazionalizzazione e delle politiche
chiamiamolo, delle strategie di inserimento internazionale che tenga conto di questa realtà differenziata del sistema di relazioni. Naturalmente non c'è tempo per entrare poi nello specifico, però è importante, a me sembra, di sottolineare questo, la necessità che si consideri sempre più necessaria questa strategia in qualche maniera a diversi livelli con cui guardare all'inserimento del sistema produttivo italiano. Naturalmente però una sfida di questo genere non la si potrà fronteggiare solo sul fronte esterno, ma avrà una sua dimensione di sfida domestica, perché noi con l'attuale sistema produttivo una sfida di questo genere non saremo in grado di reggerla. E non saremo in grado di reggerla perché in realtà, come sappiamo, per quanto appunto questi cambiamenti di cui parlava prima Roberto Monducci sono importanti, il sistema produttivo italiano resta fortemente dualistico, con questa, diciamo, parte, segmento sicuramente di imprese medie, diciamo, con questo forte posizionamento su una frontiera che poi non solo di presenza internazionale, ma che è tecnologica, che è di competizione globale, e un enorme ancora numero di imprese piccole, medio piccole, micro, che in realtà, per quanto alcune di queste si siano rafforzate, si siano patrimonializzate, rimane fortemente sottocapitalizzato, poco internazionalizzato, poco innovativo e soprattutto poco managerializzato, come dire, assolutamente ancora con livelli di managerialità al di sotto di quelle che possono essere delle soglie. E come sappiamo, questo dualismo era e resta una peculiarità del sistema produttivo italiano, e c'è un problema fondamentale, quello che in tutti i sistemi c'è un gruppo di imprese leader che a un certo punto è innovativo e poi, come dire, è in grado di diffondere questi sistemi di innovazione, questi sistemi al resto del sistema. Bene, tutte le analisi che sono state condotte dimostrano che in Italia questa capacità del segmento più innovativo di trascinare il resto è ai livelli più bassi in Europa. Cioè, quello che può essere in qualche modo definito come questo effetto di trascinamento da noi riesce poco e male, perché questa capacità di assorbimento che viene da questo grande suolo delle piccole e medie imprese è una capacità di assorbimento bassissima. Si fa molta difficoltà perché appunto la scarsa grado in qualche modo di capitalizzazione, managerialità e così via di queste imprese le rende refrattarie a questi stimoli. Quindi questo è un problema che va affrontato a livello domestico. Non si può pensare di poter in qualche modo cogliere questa sfida. Naturalmente le cose che da fare sono innanzitutto quello di, come dire, ancora una volta o forse una volta per tutti, riconoscere che il nostro sistema produttivo ha un asset fondamentale, queste medio-grandi imprese, non ha più un altro asset fondamentale, quello delle grandi imprese private e pubbliche, perché noi le abbiamo perse nella fase poi della grande prima crisi dell'inizio degli anni 90, perché non solo entra in crisi il sistema delle grandi imprese pubbliche, ma entra in crisi il sistema delle grandi imprese manifatturiere private, che a quel punto o scompaiono o si trasformano in qualcos'altro. Noi abbiamo un sistema quindi che non è quello francese, che non è quello tedesco, che invece quelle grandi imprese se le sono tenute e ce l'hanno. Noi abbiamo un sistema che quindi deve fare conto su questa capacità di un gruppo di medie imprese, però dobbiamo molto di più aumentare questa capacità di, come dire, trascinamento e locomotiva di questo sistema di medie imprese. Qui naturalmente entrano in gioco vari fattori, il discorso della digitalizzazione è fondamentale perché è un altro
dei ritardi che questo dualismo provoca. E qui naturalmente però io nei saggi non siamo riusciti ad introdurlo, ma era stato al centro di un altro numero, c'è il discorso dei servizi alle imprese. Se c'è un qualche cosa che fortemente, diciamo, indebolisce la capacità di raccogliere questa sfida che il contesto globale, così come si sta configurando, ci lancia, secondo me in Italia viene soprattutto da questa debolezza del rapporto tra servizi e industria. Noi abbiamo un sistema di servizi estremamente frammentato, estremamente, diciamo, fragile da questo punto di vista, per ragioni naturalmente che riguardano sì le infrastrutture, ma che, come sappiamo, riguardano anche assetti concorrenziali, barriere in qualche... E questo è un sistema che invece, ad esempio, in un sistema industriale come quello tedesco, vede una bidirezionalità di rapporti, industria che acquista dai servizi e servizi che acquista dall'industria, che da noi invece non c'è. E questo è proprio l'Istat, qualche tempo fa, mi sembra un 2-3 anni fa, fece delle analisi di input-output dove veniva fuori questa, diciamo, difficoltà. A questo tipo di e quindi, come dire, costituire, perché ormai, come sappiamo, tra manifattura e certi servizi la distinzione è praticamente, diciamo, molto sfumata, se non assente. Ecco, questo è un po' i temi che secondo noi da questo tipo di risultati possibilità di individuare dove e come intervenire. Qui naturalmente molte cose del PNRR saranno importanti, le riforme, gli investimenti, però ecco, non è che possiamo immaginare che un problema di questo genere sia risolto attraverso il PNRR. Non se ne, per molte cose non se ne occupa, non se ne doveva occupare, quindi qui necessitano, diciamo, delle posizioni per quanto riguarda le politiche industriali, produttive, per lo sviluppo, come lo vogliamo chiamare, produttivo, che devono essere associate e quindi in qualche modo devono andare a irrobustire poi quello che rimane un piano fondamentale, che è appunto il piano di rilancio che riguarderà questi prossimi 5 mesi. Quindi questo era semplicemente un quadro anche per offrire possibili temi poi alla tavola rotonda che seguirà, che può essere ricollegato ai risultati più analitici, più microeconomici, quindi più dettagliati, che poi troverete nei contributi che abbiamo pubblicato nella rivista. Riguardano un folto numero di bravissimi e autorevoli ricercatori, e quindi mi fa piacere ringraziarli per questo sforzo e per questa poi, come dire, capacità di analisi che io spero emerga poi da chi vorrà leggere questi articoli. Grazie. Grazie molte, io non ho nulla da aggiungere a questa interessante e ricca analisi. Sappiamo che abbiamo un problema serio al quale si aggiungono due caratteristiche. La prima è che le imprese italiane non finanziarie continuano a spostarsi fuori dall'Italia. Cosa impressionante, il 40% della capitalizzazione di borsa di imprese non finanziarie ormai ha preso sede all'estero. Il 25% del totale della capitalizzazione. E queste includono alcune fra le nostre migliori imprese, spostano la sede legale più che per motivi fiscali, per le difficoltà operative connesse a un ordinamento che ormai, diciamo, è incapace di rispondere e si è sovraccaricato di gold plating, è una ragione per cui stiamo discutendo la possibilità di tornare al vecchio TUF, che è un testo molto più semplice. La seconda cosa è che delle tecnologie centrali
e il rinnovamento di cui parliamo, praticamente nulla viene prodotto in Italia. Noi siamo degli, diciamo, partecipiamo al margine creando delle scatoline, dei giochetti, ma quando hanno un minimo successo comunque vengono immediatamente comprate. Quindi il gioco della tecnologia informatica, che è centrale, noi lo usiamo come utenti e quindi, diciamo, con effetti limitati. La tavola rotonda penso che potrebbe essere coordinata da, da te, Paolo, più che... vi ringrazio molto per questi interventi molto utili e interessanti. Allora, benissimo, la tavola rotonda appunto ha un titolo che poi è il titolo dell'incontro, il futuro della globalizzazione, quale ruolo per le grandi e medie imprese italiane, un po' di cose adesso sono emerse dai, dagli interventi, ma naturalmente chi poi interverrà, e adesso ve li presenterò man mano che interverranno, direi hanno poi... possono naturalmente toccare questi come i temi che riterranno più utili e opportuni. Allora, io seguirei l'ordine qua che c'è dal programma e quindi comincerei con l'intervento del dottor Fabrizio Guelpa, Intesa San Paolo, della Direzione Studi e Ricerche, e darei quindi a lui la parola per il suo primo intervento. Prego, dottor Guelpa. Grazie, buongiorno a tutti. Ma io partirei direttamente dal tema quanto sono strutturali questi shock, quanto può cambiare. Io credo che il tema non sia tanto se questi shock che abbiamo vissuto storicamente, il Covid e questa guerra, sono strutturali, ma focalizzerei il tema sul segnale. Ormai sia nel mondo imprese che penso anche nell'opinione pubblica, i cittadini, i votanti, c'è una percezione che potrà risuccedere. E questo credo sia la cosa principale. Sul piano sanitario abbiamo scampato tante vicende, la mucca pazza, insomma non c'era la percezione che ci potessero essere delle pandemie. Adesso c'è la percezione che domani salterà fuori un altro problema e dobbiamo agire, avere una struttura di value chain in grado di gestire il tema. E esattamente lo stesso per la guerra. Abbiamo avuto anche delle guerre vicine ai nostri confini. Penso che l'Italia insieme alla NATO bombardato Belgrado, che ha poche centinaia di chilometri dai nostri confini, forse un aereo no perché bisogna passare sulla Croazia, un missile a Trieste poteva arrivare comodamente. C'è la sensazione che oggi con la crisi russa ci sia un enorme problema, ma ce ne possono essere altri anche vicino ai nostri confini. Ricorrete tutti che qualche anno fa un razzo è arrivato veramente quasi dalla Libia a Lampedusa, insomma l'ha mancata per poco. Quindi è un segnale, bisogna cambiare qualcosa. Un secondo aspetto importante è il cumulo degli shock. Io non guarderei soltanto le singole cose, ma il fatto che si stanno accumulando tutta una serie di fenomeni, possibilità di ulteriori guerre, di ulteriori pandemie, crea un effetto valanga che va a accentuare anche le problematiche che hanno state evidenziate ormai da tantissimo tempo della globalizzazione nei paesi ricchi, la crescente disaffezione della popolazione a questo tema, le disparità sociali, insomma tutto su ciò che abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Ecco, la crescente disaffezione credo sia potentemente spinta verso l'alto da questi nuovi eventi, ma perché, e parlo insomma per la voce del grande pubblico e che poi sono i votanti che spingono le politiche dei paesi, ma perché dobbiamo stare dietro, lavorare con i cinesi, la faccio mettere un po' banale, se ci fanno arrivare i virus, perché dobbiamo lavorare con i russi se rischiamo di essere bombardati dai russi? Ecco, questo è sicuramente un tema credo importante. Credo che sia effettivamente strutturale, però a questo punto il punto interrogativo è quanto cambia, quanto può cambiare e in che tempi.
oggettivamente non è molto, molto semplice. C'è un razionale per modificare il modello di globalizzazione, modificarlo in tempi rapidi e in modo, modo insomma, pregnante, non è semplicissimo. È un problema di disponibilità di risorse. Ricostruire in Europa una catena del valore con le cose che sono state spostate lontano dall'Europa non è semplicissimo, non ci sono gli impianti, non ci sono le conoscenze, non c'è il personale, quindi non è una cosa che si può fare in 448, forse qualche pezzettino della catena del valore, penso, insomma abbiamo ricostruito la produzione delle mascherine, ma però sono piccoli esempi. Se vogliamo veramente costituire una piattaforma continentale europea su molti prodotti non è semplicissimo, ed è poi chiaramente un fattore di costo. Produrre a costi bassi non è semplicissimo. Su alcuni prodotti il consumatore può accettare prezzi maggiori se si comunica, si riesce a comunicare bene che è un prodotto completamente europeo, un prodotto che non ha rischi. Ci sono degli esempi in questo campo. Molte imprese della moda hanno fatto dei passi indietro sulla delocalizzazione perché il consumatore finale, insomma, si era accorto che non era un vero made in Italy, si era fatto in Romania piuttosto che da altre parti, però sono delle eccezioni, quindi questo è sicuramente un tema, non è semplicissimo, però io credo che comunque la direzione sia quella, stiamo andando nella direzione di un altro modello di globalizzazione, almeno a me personalmente non è chiarissimo quanto potrà essere diverso, e questo era il primo punto che volevo dare spunto per il dibattito. Globalizzazione che cambia, ma no, che non che si torni completamente indietro. Secondo punto, cosa si sta facendo? È già stato accennato da qualche relatore, chiaramente non è passato molto tempo. Ci sono essenzialmente due piani, voglio dare qualche numero su alcuni lavori che abbiamo fatto. Cioè, il piano delle intenzioni, tutte le imprese ne stanno parlando. Noi come Intesa San Paolo facciamo 3 volte all'anno un'indagine sul campo con i nostri gestori, chiedendo a loro, i gestori imprese, chiedendo a loro varie cose su quello che stanno facendo i clienti. Stiamo parlando di un bacino clienti esplorato di circa 500.000 soggetti, quindi sono tanti. E ultimamente, già l'anno scorso, e adesso stiamo facendo un refresh, stiamo esplorando questo tema delle catene del valore. Ecco, essenzialmente un terzo dei nostri gestori dice che i loro clienti stanno ripensando la loro catena del valore, vorrebbero avere una catena del valore più corta. Dentro questo terzo di potenziali clienti, circa un 30% addirittura si orienterebbe a cercare fornitori all'interno della propria regione, quindi catene extra corte. Quindi questa è una prima indicazione, sta di capire l'intensità, perché un'impresa può orientarsi a ricercare catene più corte, ma magari l'incidenza sul totale dei propri costi può essere modesta, però è una cosa che si sta rilevando, è sicuramente un tema di discussione. C'è anche una valvola di breve periodo che però credo che sia comunque interessante da sottolineare. A fronte di problemi di catena del valore si può accorciare, ma si può anche trovare una soluzione ampliando il magazzino. In passato eravamo abituati a una logica di just in time, il magazzino era sostanzialmente sparito, il magazzino serve in qualche modo di ridurre i rischi sugli approvvigionamenti. Ecco, anche in questo caso stiamo osservando, sempre via i gestori di Intesa San Paolo, che grosso modo un 40-50% delle imprese stanno provando a ampliare il proprio magazzino, riempiendolo di più e eventualmente anche ampliando fisicamente nuovi spazi. E questi crescenti investimenti nella logistica che stiamo vedendo nel nostro paese, stanno costruendo capannoni un po' dappertutto, credo che sia un altro segnale che questo problema delle value chain si sta affrontando anche da questo punto di vista. Questo siamo sul piano della
delle sensazioni, cosa vorrebbero fare qualche primo progetto. Sul piano invece delle realizzazioni, anche perché non è passato molto, molto tempo, chiaramente non c'è moltissimo. Noi abbiamo fatto, si è detto giustamente che andrebbe guardato dal punto di vista dei settori, a seconda dei settori il tema value chain è più o meno importante, più o meno gestibile con la prossimità. Il tema dei chip, per esempio, non è facilmente gestibile con la prossimità, perché in prossimità non ci sono, cioè non c'è capacità produttiva sufficiente. Abbiamo fatto qualcosa in particolare sul mondo della metalmeccanica e il mondo della moda. Ecco, sul mondo della metalmeccanica, se confrontiamo da dove arrivano le nostre componenti nel recentissimo passato, abbiamo dati al 21 rispetto agli anni immediatamente prima della pandemia, nelle varie filiere della meccanica non ci sembra che ci siano stati cambiamenti particolari, e non è comunque particolarmente facile da gestire per questo settore. L'altro grande settore è quello della moda, che c'ha una parte abbigliamento, una parte diciamo pelle, poi i residuali che sono i gioielli, l'occhialeria. Ecco, in particolare in questo caso abbiamo osservato dei cambiamenti per quello che riguarda il comparto tessile in particolare. C'è una catena di fornitura molto più europea rispetto al passato, si è modificata sensibilmente in pochi anni, a favore soprattutto di un paese extra UE che è la Turchia. E qui la parola Turchia la sottolineerei, perché quando si parla di piattaforme continentali non è poi mai chiarissimo quali sono i confini del continente, e se un continente definito sul piano politico come UE, diciamo oggettivamente è più semplice da gestire, perché si possono costruire politiche comuni, insomma c'è un qualcosa che ci accomuna moltissimo. Un continente europeo un pochino più allargato è sicuramente utile dal punto di vista dei costi, perché comunque la Turchia, piuttosto che altri paesi non nell'Unione Europea, hanno bassi costi, e oggettivamente un pochino più difficile da gestire sul piano politico. Però credo che il tema Turchia sia importante da tenere presente. Terzo punto che voglio affrontare, in totale ne avrei quattro, spero di rimanere nei tempi: come affrontare questa fase di grandi cambiamenti, sia sul fronte dei mercati di sbocco, sia sul fronte dei mercati di approvvigionamento. Ecco, io credo che un supporto pubblico per aiutare le imprese sia fondamentale, forse Terzulli ci dirà qualcosa. Credo però che un grosso spunto può essere dato anche dal mondo bancario, in particolare dalle grandi banche, che hanno un network internazionale particolarmente esteso. Noi come Intesa siamo presenti fisicamente in 40 paesi, soprattutto in Est Europa, ma non solo in Est Europa. Abbiamo una serie di accordi con altre banche nei paesi dove non siamo presenti, che comunque ci permettono di dare un supporto alle imprese italiane per i loro IDE, per il loro export, per la ricerca di nuovi fornitori, relazioni, finanziamenti. Questo è un campo particolarmente, gestione dei rischi, è un campo particolarmente importante sul quale si può dare un contributo. Così come si può dare un contribututo, e si dà un contributo in quello che sta a monte dell'internazionalizzazione. Per internazionalizzare credo che sia fondamentale avere prodotti innovativi, di qualità, quindi tutti i contributi che vanno da parte del sistema bancario e in particolare le grandi banche a sostenere l'innovazione sono fondamentali. Negli ultimissimi anni le grandi banche, la nostra in particolare, sta lavorando anche su un fronte assolutamente sconosciuto nel passato, che è quello delle startup. Startup vuol dire open innovation, vuol dire attivare tutto un meccanismo che poi in ultima istanza porta a aumentare la competitività delle imprese. E sempre sul fronte del contributo indiretto all'internazionalizzazione, internazionalizzare, innovare vuol dire affrontare dei rischi, e i rischi si riescono a affrontare se si ha una struttura finanziaria solida. Quindi tutto il supporto che si può dare a emissione di bond, quotazioni azionarie dentro o fuori la borsa italiana, perché molte società oggettivamente sono più estere che italiane, credo che vada a supporto dell'internazionalizzazione. Quando si sentono queste considerazioni,
operazione, spesso viene la controindicazione, sì, ma le grandi banche operano con i clienti medio grandi, sono esclusi piccoli. Ecco, questo è assolutamente un misunderstanding. Le grandi banche essenzialmente operano con quasi tutte le imprese. Nel caso di Intesa San Paolo, se escludiamo le microimprese ex Istat, quindi sotto i 10 dipendenti, grosso modo abbiamo relazioni col 90% delle PMI. La nostra quota di mercato attorno al 20%, perché si arriva al 90%, perché le imprese italiane sono caratterizzate da molti affidamenti, lavorano con tante banche e quando si devono operare sul fronte internazionalizzazione, evidentemente si appoggiano a banche grandi. Quindi i servizi per l'internazionalizzazione sono ad oggi disponibili per sostanzialmente tutte le imprese e non c'è neanche particolare penalizzazione per le imprese del sud, che è un'altra cosa ogni tanto si sente. Non esistono più le banche del sud, ci vuole la banca del sud. Le banche del sud sono state sostanzialmente comprate da banche del nord, le reti non sono state smantellate, anzi paradossalmente in alcuni casi la presenza, almeno questo è per Intesa San Paolo, in alcune regioni del sud la presenza della banca è superiore ad alcune regioni del nord. Quindi servizi di internazionalizzazione assolutamente presenti anche per le imprese meridionali. Ultimissimo punto, diciamo più legato strettamente al titolo del panel, opportunità per le medie imprese, per le piccole imprese, eccetera. Io credo che ci sono due elementi che vanno sottolineati come potenziali punti di forza. Uno è la specializzazione delle imprese italiane, soprattutto sul B2B piuttosto che sul B2C. I francesi, i tedeschi vanno anche perché hanno imprese molto grandi, vanno sul mercato finale, vanno sul consumatore. Noi siamo più componentisti. Sicuramente siamo anche sui beni di consumo, però mediamente siamo più componentisti. Ecco, in un momento in cui si deve ricostruire una catena del valore europea, almeno questo sembra uno degli intendimenti, essere dei componentisti in alternativa a componentisti di altre parti del mondo può essere un punto di vantaggio. Il secondo punto di vantaggio riguarda la caratteristica delle catene del valore italiane. Abbiamo purtroppo poche grandi imprese, tante imprese medie. Le nostre imprese medie riescono a attivare una catena del valore italiana verso piccole imprese molto di più rispetto a quello che hanno fatto in passato, ad esempio i francesi piuttosto che i tedeschi. La catena del valore italiana è molto domestica e quindi se riusciamo a fare perno su queste medie imprese, le cosiddette multinazionali tascabili, per crescere sull'export, facendo forza anche sulla loro competenza nella componentistica, e riusciamo a trainare anche le imprese più piccole molto più di quello che possono fare i nostri competitor degli altri paesi europei. Grazie molto, dottor Alberto, per queste interessanti considerazioni, osservazioni, soprattutto la distinzione poi che quando parliamo di quadro mondiale, europeo, la distinzione tra quelle che poi sono i programmi, le proposte, appunto, di cambiamento e poi quello che veramente sono i cambiamenti realizzati. Sappiamo che c'è uno iato tra le due cose e va sempre tutto presente, cioè i dati ancora riflettono molto poco quelle che poi sono invece, era interessante questo dato che ci ha in qualche modo riportato, un terzo, diciamo, delle imprese pronte a cambiare o comunque a modificare la loro rete è un dato interessante. Questo naturalmente nei dati ancora non si vede, però non vuol dire che non lo prenderemo in considerazione. E poi questa distinzione fra rete, come dire, a traino italiano e rete, questo mi sembra che confermi poi i dati che prima Roberto, il dottor Manducci ci ha presentato, appunto, su queste diverse performance che riscontriamo fra rete multinazionale, diciamo, a controllo italiano, rete multinazionale a controllo estero. Quindi mi sembrano osservazioni di per sé interessanti e che si integrano bene con i temi di cui poi abbiamo discusso. Allora adesso è l'intervento del dottor Riccardo Gabrielli dello studio tributario e societario Deloitte.
Naturalmente gli aspetti fiscali, come è noto, si cita molte volte e molto spesso il fatto che un elemento che di debolezza, ad esempio, delle imprese medie o piccole, starebbe in questo assetto tributario fiscale del nostro paese relativamente non così favorevole a chi produce e a chi innova. Molto interessante sentire le sue considerazioni su quello che sta avvenendo e su quello che potrà avvenire. Dottor Gabrielli, a lei. Grazie per la parola, grazie per l'invito all'interessantissimo dibattito, grazie a Minerva Bancaria e all'economia italiana e grazie per l'ospitalità ad Assonime, sebbene virtuale, no? Allora, i temi fiscali di fiscalità internazionale, diciamo, sulla fiscalità internazionale sono estremamente interessanti nell'ambito poi del processo di globalizzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese. Chiaro che l'Italia sconta, direi, non mi sembra di dire cose scontate, diciamo, comunque un tema di diseconomia esterna, no? Nel proprio processo produttivo e di internazionalizzazione stesso. Quindi la burocrazia è sicuramente una di quelle, le infrastrutture, la carenza di infrastrutture sicuramente potrebbe essere un'altra. Un sistema tributario che ritengo non meno favorevole e meno competitivo rispetto ad altri paesi europei, ma sicuramente più instabile, no? Questo è un tema, diciamo, portato, un tema molto sentito dagli imprenditori, dalle imprese che si, diciamo, dagli investitori che vogliono investire in Italia, ma anche dalle imprese italiane che poi si muovono verso l'estero. Il tema della stabilità del sistema tributario è importantissimo e centrale. Come sappiamo, insomma, gli investitori sono i fondi, gli investitori sono tendenzialmente permalosi, cioè nel senso non hanno piacere di vedere, di fare un business plan per un'acquisizione di un'impresa e poi verificare che magari un anno dopo il business plan potrebbe avere dei problemi, no? Nella realizzazione delle strategie di exit, proprio perché vengono modificate le aliquote fiscali, vengono modificate le aliquote tributarie, oppure perché cambiano delle impostazioni di natura tributaria. Peraltro il fisco italiano è estremamente, cioè l'approccio del fisco italiano è molto formale, no? C'è un approccio votato a verificare gli aspetti formali più che quelli sostanziali, anche se devo dire, devo essere sincero, c'è stato un grandissimo lavoro da parte dell'Agenzia delle Entrate che, diciamo, ha messo sul campo delle professionalità eccelse. Però rimane sempre così strisciante un minimo di, diciamo, di sospetto, no? Sull'imprenditore e soprattutto sul grande imprenditore che vuole venire a fare impresa in Italia. Gli effetti, diciamo, della globalizzazione sulle strategie, diciamo, di tassazione dei paesi sono tendenzialmente ancora incerti, ma diciamo, il fatto che possa esistere un cosiddetto rischio di race to bottom, cioè cercare di i singoli paesi, le singole giurisdizioni di attrarre gli investitori con dei sistemi fiscali, diciamo, con riduzione di aliquote, con il riconoscimento di incentivi fiscali, questo rischio è obiettivamente palese ed evidente. Ovviamente questo avviene, come dicevo prima, riduzione dei tax rates, ma anche incremento degli incentivi, no? Per favorire la localizzazione in determinati paesi. In questo contesto, peraltro, di forte digitalizzazione, in cui tendenzialmente tutte le politiche tradizionali di natura fiscale vengono un po' superate, diciamo, abbiamo visto che è avvenuta una massimizzazione dei profitti per le multinazionali che operano soprattutto in campo internazionale, ma che soprattutto operano nel campo diciamo, dei servizi digitali e del web. Questo perché tendenzialmente, diciamo, si è affievolito il nexus tra, diciamo, imprese e territorio, così come tra soggetti residenti e soggetti non residenti. Cioè il tema della residenza fiscale, sia per le imprese che per le persone, è ormai, come dire, veramente affievolito. Cioè non c'è più, forse non ha più senso il concetto formale del criterio dei 183 giorni per un soggetto italiano che, diciamo, intende risiedere all'estero, cioè trasferire la propria residenza fiscale, come, diciamo, tie break rule, no? Per definire se sia residente in un paese o piuttosto che in un altro. Diciamo, i temi post-pandemici, soprattutto di sviluppo dell'home, remote, smart working, così come lo vogliamo chiamare, ovviamente ha dato un ulteriore colpo, no? A questo processo di
affievolimento del nexus sia delle imprese, quindi della resilienza delle imprese, che delle persone fisiche con il territorio. Allora, in questo contesto io direi che possiamo individuare alcuni temi, no? Che sono, che potremmo, diciamo, definire inbound o inward, e temi outbound o outward, cioè nel senso di soggetti esteri che vengono a fare imprese in Italia o soggetti italiani, tipicamente multinazionali, di grandi dimensioni, abbiamo visto prima l'analisi dei colleghi, poche grandi multinazionali italiane si muovono verso paesi esteri. Allora, vediamo i temi tendenzialmente in world, no? Abbiamo parlato dell'instabilità del sistema fiscale italiano, e questo è sicuramente un tema strisciante e deve essere risolto. Direi che ci sono anche elementi positivi, nel senso tutte le politiche incentivanti, quindi quelle dell'industria 4.0, quindi tutti i temi sui superammortamenti, l'ACE, tutti i vari bonus riconosciuti, la patent box, che ha permesso, diciamo, il rimpatrio di marchi e di intangibili in Italia. Quindi direi sono tutti elementi positivi. Bene in Italia il poter aderire al regime della corporate compliance, ovvero di potersi rendere assolutamente trasparenti con l'amministrazione finanziaria. Quindi questo permette soprattutto alle grandi imprese, molto bene il fatto che sia stata ridotta la soglia, no? Perché prima l'accesso era limitato veramente a soggetti di grandissime dimensioni, quindi con un volume d'affari sopra i 10 miliardi. Adesso per soggetti con volume d'affari di 1 miliardo, quindi c'è la possibilità di aderire a questo regime, un regime appunto di trasparenza, ovvero permette come regime premiale la possibilità di accorciare tutti i tempi di interpello con l'amministrazione finanziaria, ovvero la possibilità di chiedere in anticipo qual è il pensiero dell'amministrazione finanziaria su determinate operazioni. Questo è uno degli elementi più importanti. Da rivedere ad esempio invece alcune altre forme che potrebbero essere incentivanti per chi vuole investire in Italia, tipo l'interpello per i grandi investimenti svolti da soggetti residenti all'estero, quindi quando vengono in Italia creano impresa, creano valore, creano livelli occupazionali, c'è la possibilità di rendere blindata l'operazione di acquisizione che ad esempio vogliono svolgere in Italia mediante la proposizione di un interpello. Interpello a cui però l'amministrazione finanziaria risponde sempre con modalità un pochino farraginose, con tempi un pochino lunghi, sempre con un minimo di sospetto, perché l'idea che l'investitore estero venga a fare impresa in Italia, insomma, lascia sempre un pochino di sospetto. C'è poi il tema della giustizia tributaria, molto lenta, molto affaticata, nel senso con tantissime pratiche di contenzioso tributario, spesso ridotte da strumenti deflattivi, però insomma ancora molto importanti, esiste la possibilità che un giudizio tributario, che tendenzialmente può durare nei suoi 3 gradi di giudizio attorno ai 10 anni, ma io ho visto pratiche prolungarsi oltre 20, in alcuni casi anche nei 30 anni, per discutere un giudizio davanti alla Corte di Cassazione, che è l'ultimo grado di giudizio. Quindi questi sono temi, secondo me, del nostro sistema tributario. Vediamo invece quando andiamo fuori, ovvero quando le imprese italiane si muovono verso paesi esteri. Allora lì io ho intravisto 2 o 3 temi, no? Uno è tendenzialmente quello della stabile organizzazione. Voi sapete che quando un soggetto italiano si muove verso l'estero ed ha alcune caratteristiche, alcuni poteri, esiste il rischio che in quel paese in cui si trasferisce venga immaginata una stabile organizzazione personale o occulta, quindi della società estera o della società italiana all'estero, e quindi con attrazione a tassazione di tutti i redditi di prodotti potenzialmente prodotti in quel paese. Allora, qui il tema è, ancora una volta, essendo mutato totalmente l'assetto, no? E con l'affievolimento anche qui del nexus tra luogo di lavoro e residenza fiscale del lavoratore, assume estrema importanza il concetto di home office. Cioè, che cosa vuol dire? Se io mi trasferisco all'estero in un contesto appunto digitalizzato, in un contesto di smart o remote working, che cosa vuol dire essere all'estero o essere in Italia? Cioè, il concetto e appunto il nesso con il territorio è decisamente ormai sfilacciato e affievolito.
Quindi qui sarebbe molto importante, e l'OCSE già dal 2017 sta cercando di emanare delle direttive per chiarire che cosa proprio si intende per home office, cioè un soggetto che per le sue mansioni ha la possibilità di lavorare in qualsiasi parte del mondo, in un mondo globalizzato. Basta avere a disposizione una, no, una linea, diciamo una rete, un PC e un telefono. Perché deve essere considerato la stabile organizzazione, diciamo, di un'impresa all'estero solo perché è fisicamente presente in un determinato paese? Quindi questo è un tema che secondo me va affrontato anche a livello italiano. Quindi l'OCSE, diciamo, ci ha un pochino messo mano, sta dando delle direttive. A livello italiano, prassi di giurisprudenza e diciamo, prassi dell'amministrazione finanziaria ancora non, diciamo, non hanno messo a fuoco bene il tema. Altri temi cosiddetti outbound, quindi di fiscalità internazionale, sono quelli, e qui c'è la possibilità di prendere, diciamo, qualche beneficio, o comunque arrivare a quella certezza del diritto che le imprese cercano, no? È quella proprio degli accordi preventivi, cosiddetti APA o MAPS. Sono degli accordi che vengono stipulati tra imprese appartenenti, dalle imprese con regimi fiscali di diverse, diciamo, giurisdizioni. Quindi possono essere accordi unilaterali, quindi semplicemente, o bilaterali, quindi con un secondo paese europeo, o anche multilaterali, quindi con più paesi. E questo, diciamo, sono la possibilità di accedere a questi accordi, quindi la possibilità di blindare di fatto le impostazioni fiscali, che tipicamente sono quelle che derivano poi da, sono 4-5 argomenti, quella della stabile organizzazione di cui abbiamo parlato prima, dei prezzi di trasferimento tra società appartenenti allo stesso gruppo ma residenti in determinati altri paesi, quello dei cost sharing agreement, delle management fees, insomma i temi di fiscalità internazionale sono 5-6, sono chiari, quindi la possibilità di poterli in qualche maniera discutere in anticipo con le varie amministrazioni finanziarie dei singoli paesi coinvolti in una transazione è un tema da, diciamo, un'opportunità da prendere sicuramente in considerazione per le imprese, appunto, che si vogliono internazionalizzare. Altri aspetti sono, ci sono altri elementi, altri strumenti, no, che possono incentivare, appunto, l'internazionalizzazione da un punto di vista tributario, sono i cosiddetti ICAP, ovvero International Compliance Assurance Program, ovvero anche qui la possibilità di, come per la Cooperative Compliance Italia, di rendersi trasparenti nei confronti delle varie amministrazioni tributarie e quindi anche qui, diciamo, discutere anticipatamente le impostazioni che vengono prese nei singoli paesi. Ovviamente si parla di paesi OCSE, l'Italia aderisce a questo programma, quindi secondo me è uno degli spunti da tenere in considerazione nel momento in cui un imprenditore o un'impresa si vuole muovere verso l'estero. Tutto questo però sconta un problema, no? Che è quello della lentezza procedurale, ovvero qui l'impresa... Con i tempi, dottore Gabrielli. Sì, sì, io vado a concludere. Grazie. Vado a concludere. La lentezza procedurale è proprio questa qui, cioè nel senso aggiungere a concludere, quindi la conclusione di questi accordi porta via molto tempo. Quindi molto spesso l'imprenditore, diciamo, deve fare i conti con il fattore tempo. E soprattutto, e qui vado a concludere, quello che si vorrebbe, cioè l'esigenza veramente sentita, è quello di avere un'autorità fiscale che in questi accordi multinazionali sia, come dire, un partner, un amico, no? Già lo fa, insomma andare ancora oltre, quindi rendersi completamente, come dire, capire che, diciamo, questi processi sono utili in assoluto all'impresa ma comunque al paese. Questo è un passaggio estremamente importante. La ringrazio molto per queste sue considerazioni, che appunto su questo aspetto chiave mi sembra che poi abbia premesso questa distinzione che credo molto importante, cioè non si tratta di poca competitività della struttura, dell'assetto tributario fiscale, si tratta di una forse eccessiva, anzi sicuramente instabilità. E poi mi sembra che una serie, appunto in questa poi molto utile approfondimento che poi ha fatto, questo tema è riemerso come un tema fondamentale, perché anche una partnership significa affidabilità di tempi, di contenuti, quindi credo questo sia un aspetto molto importante che lo diverrà ancora di più
man mano che aumenteranno queste occasioni di confronto poi con contesti che saranno certamente affini, ma in qualche modo diversi, come sono quelli di altri paesi in cui i gruppi ormai multinazionali si trovano ad operare. Quindi la ringrazio molto, mi scuso del richiamo. No, non ho fatto bene, purtroppo spesso i temi è un attimo... No, è molto interessante e quindi la ringrazio molto. Adesso grazie, passerei appunto la parola al dottor Alessandro Tersulli, che è il chief economist della SACE, che naturalmente, come dire, di temi riguardo al commercio internazionale, all'internazionalizzazione, è uno dei massimi esperti, e la SACE, anche attraverso le tue analisi, è una fonte di dati, di interpretazioni davvero preziose. Quindi ti cedo adesso la parola per il suo intervento. Magari se può anche questo aspetto sul quale poi in parte, che in parte è emerso, questa distinzione tra beni e servizi a livello di commercio internazionale, se diverrà sempre più importante o se in qualche maniera questa proporzione poi si manterrà in quelle che possono essere le dimensioni di oggi, ma questo se vuole poi accennarne quando vuole. Allora grazie e la parola a lei. Grazie. Grazie per questa gentile introduzione, anche per questo aspetto che volentieri, insomma, nei limiti del tempo, questo aspetto che cercherò di coprire. Grazie a Economia Italiana, insomma, per averci dato l'opportunità di ospitare, insomma, il nostro contributo, dico nostro, scritto, insomma, a quattro mani insieme a Pierfrancesco Latini, il nostro amministratore delegato, insomma, fino allo scorso maggio. Ecco, cercherò un po' di seguire quel filo, perché l'esercizio che abbiamo cercato di fare in quel contributo era di mettere insieme alcuni punti che sicuramente emergono dal dibattito, in parte accademico, ma in parte anche da un dibattito applicato, cercare un po' di coniugarli con quella che è la view dal nostro osservatorio, chiaramente, per quello che è, insomma, un ufficio chiaramente studi come quello di SACE. Allora, diciamo, vorrei partire sostanzialmente dal fatto che forse un punto molto importante, che non è solo terminologico secondo me, è un po' il termine catene globali del valore. Cioè, siamo ancora sicuri che questi siano delle catene? C'è tutto un dibattito su questo sostanzialmente che noi seguiamo. Molti degli esperti in Banca Mondiale, in Banca d'Italia, che ho avuto modo anche di ascoltare recentemente, ci dicono forse il termine più adatto sarebbe quello di production networks, no? E da questi punti di vista anche gli strumenti di analisi, come quella, appunto, le analisi di network, si prestano meglio. Ripeto, non è solo un fatto terminologico, perché ad esempio c'è un contributo molto interessante che è stato scritto da economisti di Banca d'Italia, Borin Mancini, insieme a Daria Taglioni e a Banca Mondiale, che ci dice: se noi passiamo dal valutare le catene globali del valore, tra virgolette, in termini di trade a livello globale, piuttosto che in termini di production, e abbiamo 10.000 miliardi di dollari di differenza che ballano. Quindi voi capite che chiaramente questo è fondamentale, no? È un fatto di definizione che va a impattare come misuriamo il fenomeno e la sua sostanzialmente entità economica. Quindi la stima che questi autori sostanzialmente ci danno attraverso dei fatti stilizzati è che le catene globali del valore, attraverso le stime un po' più tradizionali di trade, le stime massimo, saremmo 10.000 miliardi di dollari di valore. In termini di produzione, affinando il calcolo, arriviamo a 20.000, quindi praticamente al doppio. E allora non è solo un fatto definitorio. Inoltre, oltre questo, mi preme anche sottolineare il fatto come, nonostante sia difficile farlo in questo momento, perché fondamentalmente anche con il dibattito di oggi, che dà un notevole contributo, noi stiamo parlando di un qualcosa che accade live, fondamentalmente, non di un qualcosa che è accaduto. Quindi, nonostante sia difficile farlo, però io distinguerei il Covid un secondo dalla guerra russo-ucraina. Mi rendo conto che è un po' difficile come approccio, perché c'è una sovrapposizione tra i due eventi. Ora è vero, la campagna vaccinale ha aiutato molto, siamo in una fase sicuramente diversa di quella del grande lockdown 20 nel Covid, però c'è ancora, non ci dimentichiamo, insomma, che la Cina persegue una politica di zero Covid policy, questo è importante. Provando però un secondo ad astrarre da queste sovrapposizioni e a isolare sostanzialmente i due fenomeni,
sembra insomma che ci sia una prima evidenza empirica importante, sempre di questi autori che ho citato, ma che ad esempio anche Roberto Manducci, in parte prima su analisi totalmente diverse, ci riportava, che sostanzialmente tende a confermare, no, quanto diceva Giorgia Giovannetti, e noi siamo molto d'accordo su questo, cioè che il Covid alla fine è uno shock temporaneo, chiaramente è ancora in corso, shock temporaneo vuol dire che smette di produrre effetti una volta che lo shock termina, ora ne sta producendo ancora perché lo shock è ancora fondamentalmente in corso. È uno shock temporaneo quasi per certi versi, consentitemi, paragonabile a una calamità naturale piuttosto che a una crisi endogena come quella della crisi finanziaria globale, che era il benchmark che tutti avevamo in mente, no? All'inizio del 20, quando la crisi è scoppiata. E questo sostanzialmente è molto importante perché poi ci dà dei rimandi sostanzialmente della resilienza che abbiamo visto a livello aggregato nelle variabili del commercio internazionale fondamentalmente, ma anche in tutta una serie di studi, sempre quei fatti stilizzati di questo lavoro sostanzialmente Banca d'Italia, Banca Mondiale, ci dice come chiaramente il 90% dei paesi e settori fondamentalmente risentono molto meno sostanzialmente di uno shock di domanda quando appartengono sostanzialmente a catene globali dei valori piuttosto che non. Quindi cioè sostanzialmente l'esposizione alle catene globali del valore consente di contenere gli effetti di questi shock e quindi di per sé ha una maggiore resilienza, così come pure, e questo credo lo avesse già detto anche Roberto Manducci sulla base di risultati diversi, consente sostanzialmente un'esposizione a rischio minore attraverso la market diversification sostanzialmente, no? Che poi il tema della diversificazione è un tema che diventa importante. Allora, una prima conclusione, seppure non definitiva, che forse si può trarre sullo shock del Covid, è che sicuramente c'è stato un effetto di apprendimento. L'effetto di apprendimento è quello che queste catene forse erano un po' troppo allungate, c'era bisogno di alcuni aggiustamenti. Però io li definirei degli aggiustamenti, perlomeno a oggi non vedo un fenomeno di reshoring, nearshoring, poi arriveremo a parlare a parte del friendshoring, così evidente che si sta amplificando. Anche coloro che hanno provato a tracciarli, questi fenomeni che sono a volte un po' nebulosi, non hanno dei numeri così forti o un caso così forte, insomma, a vantaggio di tutto questo. Diverso invece è il caso quando si va a sovrapporre lo shock della guerra russo-ucraina, no? Che io sono d'accordo appunto con Paolo Guerrieri sul fatto di dire dobbiamo pensare, no, a due blocchi, guerra fredda, è chiaramente questa l'evocazione, il primo pensiero. Non è che finiremo in un mondo, anche nella peggiore delle ipotesi, con Russia e Cina da una parte e il blocco occidentale dall'altra. È sicuramente un qualcosa di più complesso, io sono d'accordo, no? Però fondamentalmente siamo ancora in un momento in cui noi questa separazione a blocchi un po' più forte non la possiamo escludere del tutto. Ossia siamo in uno scenario in cui questo non lo possiamo escludere e allora questa è forse la cosa un pochino più da temere. Fare assolutamente un tipo di terrorismo. È un pochino più a temere, mi sembra che il governatore Visco l'abbia detto chiaramente nelle sue considerazioni finali, dedicando quasi una pagina e mezzo insomma a questi temi, con il rischio che fondamentalmente una separazione e blocchi poi possa comportare degli impatti, soprattutto poi per un paese come l'Italia che sostanzialmente ha una certa propensione all'export, non banali, sostanzialmente non indifferenti. E di qui c'è anche un'altra evidenza che mi è capitato proprio di trovare in questi ultimi giorni, un paper di Eppinger, Titer e altri del 2021, che fanno una stima di scenari abbastanza forti. Fanno uno scenario di autarchia, che chiaramente uno scenario molto forte, piuttosto che di decoupling diverso dall'autarchia, piuttosto che sostanzialmente un'ipotesi di mancanza, assenza di scambio per questo mondo a blocchi di beni finali. Beh, per fare una storia lunga, insomma breve, sostanzialmente stimano per ogni paese, lo fanno per diversi paesi, delle perdite di benessere non banali sostanzialmente. Senza necessariamente arrivare all'eccesso dell'autarchia, anche prendendo gli scenari un pochino più moderati che vi ho citati, per l'Italia potrebbe addirittura arrivare a un meno 15%. Quindi fondamentalmente è un rischio di cui tener conto ed è un rischio su cui secondo me, dal quale ancora, ecco, non siamo indenni. Vorrei ritornare un secondo velocemente sul tema del Covid per ricollegarmi anche a quanto diceva Fabrizio Guelpa e a quel tema che vi dicevo, più di un aggiustamento di una catena allungata piuttosto che sostanzialmente di un'inversione a U nelle catene globali del valore.
per dire che sostanzialmente questo aggiustamento in cosa consiste? Cerco un po' di semplificare, nel trovare un nuovo trade-off, no, tra l'efficienza e la sicurezza, fondamentalmente. Questo è chiaro che questo equilibrio si sposta, le imprese sono disposte ad accettare più costi per avere più sicurezza, sostanzialmente a danno dell'efficienza, però c'è sempre un trade-off importante, non lo dimentichiamo, perché quando io faccio più magazzino c'è un costo che sono disposto a sostenere per avere più sicurezza, ma fino a un certo punto, perché chiaramente le scorte e il magazzino sono costi che mi pesano su un conto economico, in un momento particolarmente difficile per l'approvvigionamento delle materie prime in seguito allo shock chiaramente sui mercati delle commodity, che a sua volta è alimentato da alcune disruption che ancora ci portiamo dietro sostanzialmente dal Covid e chiaramente dallo scontro Russia e Ucraina. Mi preme a livello chiaramente di politica più industriale, credo che il tema sia stato snocciolato bene un po' da tutti gli speaker, senso di dire il tema forse importante è capire perché non le microimprese, per carità, ma le piccole un pochino più strutturate, perché in Italia fanno più fatica, forse anche più in altri contesti, a diventare medie, no? Sostanzialmente. E qui ci sono tutta una serie di temi sostanzialmente di politica industriale, di competitività di sistema. Su questi non mi soffermo. Vorrei però soffermarmi su uno strumento che abbiamo in SACE, non tanto per fare un pitch commerciale sullo strumento, che questo è uno strumento un po' innovativo, da cui abbiamo anche un rimando delle imprese e della loro propensione appunto alla partecipazione in parte alle catene globali del valore. Noi abbiamo lanciato da 5 anni questo programma che si chiama di Push Strategy. È un programma che sostanzialmente vuole andare a dire sì, io le imprese le supporto con l'assicurazione, con una serie di strumenti una volta che hanno un contratto commerciale, ma prima ancora che esportano, come posso far sì che possano avvicinarci a certi mercati, a certi nuovi buyer? Fondamentalmente quindi io faccio una linea finanziaria con un grande buyer estero, chiaramente di un mercato dalle elevate potenzialità, senza che ci sia un export sottostante italiano. Garantisco questa linea rendendola appetibile e chiedo a questo buyer estero un impegno a organizzare eventi di matchmaking in cui porterò selezionate imprese italiane, facendo il match per settore alle esigenze di questo buyer. Verrà spiegata all'impresa italiana come entrare nella vendor list di questo buyer, c'è tutto un processo educativo. Agli inizi chiaramente abbiamo visto scarsi risultati, ora sono passati 5 anni e abbiamo iniziato a vedere questi processi educativi solo sono stati importanti sull'education delle imprese, ma hanno iniziato a produrre contratti sostanzialmente. Noi abbiamo imprese che ci chiedono di partecipare a questi programmi, agli eventi di matchmaking, perché sono desiderosi di entrare nelle catene globali del valore, fondamentalmente i grandi buyer esteri in Arabia Saudita, in Vietnam, in Cina stessa addirittura, fondamentalmente perché da una fornitura magari più occasionale possono diventare un loro fornitore ricorrente. E in questi casi qui, una volta che si entra nelle liste del procurement di questi grandi buyer, non dico che ci si rimane per sempre, però chiaramente è uno sforzo che comporta un costo, comporta tempi, ma comporta dei benefici nel medio lungo termine molto molto importanti. Non vorrei dilungarmi troppo con i tempi, colgo lo spunto appunto di Paolo Guerrieri sui beni e servizi. Ma secondo me quella tendenza che vedevamo prima del Covid a una crescita, una dinamica maggiore di scambi di servizi rispetto ai beni è interrotta da questi shock, ma io credo che possa continuare. Non in modo tale chiaramente da rendere lo scambio dei servizi prevalente rispetto ai beni. Però sicuramente ridurre, no, il divario dei due in termini di quota chiaramente sugli scambi internazionali. Un dibattito però molto interessante è che quello che ci si chiede, cioè sono due forse le questioni qui. Uno, addirittura molti stanno andando avanti e parlano di dati, che sì, sono dei servizi, sono dei beni, cosa sono? Chiaramente in tutto quello che stiamo vedendo è lo scambio, la proprietà e lo scambio dei dati che diventerà sostanzialmente sempre più fondamentale. E poi due, nella misura in cui si passa più ai servizi sui beni, questo in parte lo abbiamo già visto, diventa più facile mettere quelle famose barriere non tariffarie che sono subdole. Perché mentre la barriera tariffaria, il dazio, la comprendo facilmente, no? Il mio bene subisce il 10% quando è nel mercato estero, la barriera non tariffaria la capisco molto meno, si gioca a borderline, e i servizi spingono questi fenomeni, lo abbiamo un po' visto nei. Chiudo dicendo, potrebbe essere una speranza, un segnale, forse un segnale debole, lo dico soprattutto a Paolo Guerrieri, un
po' a tutti per il dibattito. Gli Stati Uniti stanno facendo questa riflessione se iniziare a ridurre alcuni dei dazi introdotti da Trump sulla Cina. Non so, non sarei così ottimista sul fatto, insomma, sostanzialmente si ritornerà a delle relazioni fluide, però penso che non sia un passo banale se avvenisse, insomma, di questi tempi. Grazie mille a tutti. Grazie, grazie molto. Dottor Terzulli, alcune osservazioni molto interessanti. Sono assolutamente d'accordo che non si può escludere niente in questa fase e forse questo è l'elemento di incertezza maggiore che pesa, proprio perché qualunque scenario potrebbe essere in qualche modo possibile nel dopo, che auspichiamo quanto prima possibile, guerra in Ucraina. E quindi da questo punto di vista, e comunque quello che dominerà il contesto poi delle scelte sarà questa trade-off tra efficienza e sicurezza, tenendo conto che naturalmente l'impresa deve poi rispondere di un conto profitti e perdite che alla fine conterà come e quanto prima, quindi questi costi aggiuntivi o riuscirà a scaricarli a valle per quanto riguarda i prezzi, oppure in qualche maniera bisognerà che qualcuno se ne faccia carico, perché diventa difficile, come dire, scaricarlo invece tutto sugli azionisti o sui dividendi. Comunque questo tema di come coniugare quale mix tra criteri di efficienza e criteri di sicurezza credo che sarà il leitmotiv dominante dei prossimi anni, non c'è assolutamente dubbio su questo. Grazie. E allora adesso darei la parola alla professoressa Valentina Meliciani, ordinario alla LUIS, che soprattutto dirige a sé questa prestigiosa scuola di European Policy. E io vorrei chiedere, naturalmente Valentina si è occupata di tecnologie, di catena del valore, di servizi e manifattura. Allora, tra i vari aspetti, naturalmente quello che poi riterrai più interessante, ma comunque mi faceva anche piacere sapere, perché so che ci sono anche ricerche in corso che stai coordinando e quindi anche raccordarlo a qualche risultato che è già emerso di questi lavori. Quindi grazie, a te la parola, Valentina. Grazie Paolo tantissimo per questo invito a questo seminario di enorme interesse e anche sentire proprio la parola di chi è molto vicino alle imprese che operano nel settore. Mi riferisco ad esempio all'intervento di Fabrizio Guelpa, è stato veramente per me molto interessante perché appunto, come diceva Paolo, poi noi abbiamo una serie di dati su quali lavoriamo forniscono un po' le informazioni di ciò che è accaduto fino a questo momento, ma magari siamo meno bravi così attraverso l'utilizzo di dati a capire quello che potrebbe succedere nel futuro immediato. E io vorrei toccare dei temi, sono stati toccati tanti temi, vorrei un pochino riallacciarmi ad alcune cose che sono state dette sull'evoluzione delle catene globali del valore, con particolare attenzione al ruolo dell'Europa, dei paesi europei, e quindi riallacciarmi in questo senso un po' al problema del decoupling che ha toccato appunto Paolo Guerrieri e un po' anche agli interventi di Giorgia Giovannetti e poi anche di Alessandro Terzulli relativamente appunto alla rilevanza di shock temporanei o permanenti e come questi possono poi portare risposte diverse da parte appunto delle imprese e quindi portare a diverse trend nella riconfigurazione delle catene globali del valore. Allora, partiamo da un dato di fatto che mi sembra che è emerso un po' in tutti gli interventi. Sicuramente stiamo vivendo una fase nella quale gli shock sono diventati un po' la quotidianità, a partire dalla crisi finanziaria del 2008, poi con la pandemia, adesso appunto con ancora varie
diciamo, ritorni di pandemia e poi invasione della Russia in Ucraina, e questo cambia un po' la percezione del rischio da parte delle imprese, nel senso che il rischio diventa un elemento, diciamo, fondamentale, l'incertezza diventa un elemento fondamentale. Su questo quindi diciamo, sono in parte d'accordo, ma non totalmente, con l'idea che quello che conta veramente è se il rischio è permanente o se il rischio è temporaneo, nel senso che quello che realmente cambia è il fatto che le imprese devono operare in contesti che sono mutevoli e di difficile previsione, e quindi questo non necessariamente, secondo me, le porta ad attuare strategie che, ritornando appunto al famoso trade-off tra efficienza e sicurezza, che risolvano il problema della, diciamo così, sicurezza attraverso strategie come possono essere quella del reshoring o quella del nearshoring, cioè dell'accorciamento delle catene stesse. E al contrario, non necessariamente, perché poi le strategie possono essere anche operare parallelamente, sembrerebbe anche, diciamo, un po' di indagini che sono state fatte, mi riferisco in particolare a quella della Banca d'Italia, che forse la tendenza che le imprese pongono in atto maggiormente è quella del tentativo di differenziare questo rischio e quindi di accrescere il numero di fornitori, più che non riportare a casa, diciamo, le produzioni. Quindi, ritornando appunto ai trend globali, diciamo, diversi studi, mi riferisco in particolare appunto a quello di Paul Antras, ma anche più recentemente, dopo la guerra in Ucraina, ad alcuni studi della Banca Mondiale e in particolare di Michele Ruta, sembrerebbe che i costi, diciamo, legati ad un cambiamento, diciamo, quindi in questo trade-off tra efficienza e sicurezza, l'efficienza conti ancora parecchio, nel senso che da un lato appunto le tecnologie, dall'altro i costi di produzione, ma anche i costi fissi legati ai rapporti relazionali che si stabiliscono all'interno delle catene, giocano a favore, diciamo così, di una forte resistenza delle catene stesse a gli shock che si presentano. Questo l'abbiamo visto da quello che abbiamo discusso oggi in seguito al Covid, dove addirittura le imprese che facevano parte delle catene globali del valore sono state, in un certo senso, hanno reagito meglio agli shock rispetto alle imprese meno internazionalizzate. Non è detto che debba essere fondamentalmente diverso in seguito appunto alla crisi Ucraina, se non relativamente appunto alla necessità ovviamente di differenziazione dei fornitori. E volevo dire poi qualche cosa su una ricerca che stiamo portando avanti nell'ambito appunto della School of European Political Economy. Abbiamo avuto anche un workshop recentemente in cui abbiamo discusso, proprio il tema era nearshoring and the future of global value chains, dove, differentemente appunto da quello che abbiamo visto nella maggior parte degli studi su l'evoluzione delle global value chain, dove si va a guardare, diciamo, prevalentemente ai rapporti di fornitura, no? Quando si parla di nearshoring o di friendshoring, molto spesso si guardano la provenienza del valore aggiunto all'interno delle catene globali del valore. Quello che abbiamo cercato di fare, utilizzando appunto i dati input-output dell'OCSE, dei cosiddetti ICIO, è stato quello di andare a vedere non soltanto la fonte del valore aggiunto, ma anche la destinazione del valore aggiunto all'interno delle global value chains, e di distinguere tra la componente regionale e la componente globale, prendendo tre gruppi di paesi: l'Europa, quindi diciamo i 28 paesi europei, l'area dell'Asia Pacifico e poi le Americhe, e distinguendo quindi i flussi sia in termini di origine del valore aggiunto sia in termini di destinazione interni alle aree, quindi parliamo di componente in questo caso regionale, e i flussi invece esterni alle aree, in questo caso parliamo di componente globale.
che cosa si osserva dopo la crisi finanziaria. Ci interessa appunto il periodo dopo la crisi finanziaria, perché su questo diciamo che sono perfettamente d'accordo con tutto quello che è stato detto. È il momento in cui c'è quello che chiamiamo globalization, insomma finisce il periodo di iperglobalizzazione che aveva caratterizzato l'economia mondiale più o meno dalla metà degli anni 80 fino appunto alla crisi. Che cosa appunto osserviamo dopo la crisi in queste tre aree? E qui mi interessa in particolare il caso europeo. Osserviamo una qualche tendenza, anche se non enorme, diciamo il rapporto tra componente regionale e componente globale in termini di sourcing, quindi di fonti del valore aggiunto, aumenta sia in Europa sia nell'area dell'Asia Pacifico, in maniera più marcata nella seconda area e soprattutto prima lì che non in Europa. Quindi se esiste diciamo nearshoring, se esiste accorciamento delle catene, questo accorciamento parte proprio dall'Asia e poi segue, l'Europa segue un po' questa tendenza, soprattutto in quanto diminuisce, non tanto perché aumenta la componente regionale, quanto perché diminuisce in seguito alla crisi la componente globale. Questo sia se ci mettiamo dentro le materie prime, che molto diciamo influenzano l'andamento, perché l'Europa è molto esposta a variazioni dei prezzi delle materie prime, perché dipende fortemente a livello globale da queste, però sia se le includiamo che se le escludiamo, più o meno il trend che emerge è questo. Che cosa è profondamente diverso tra l'area europea e l'area invece asiatica? Se andiamo a guardare la destinazione del valore aggiunto, che è quello che si guarda un po' di meno, se andiamo a guardare la destinazione del valore aggiunto, il decoupling perlomeno europeo diciamo non esiste, nel senso che aumenta fortemente la componente globale rispetto alla componente regionale, al contrario di quello che accade in Asia, ovvero in Asia anche la destinazione del valore aggiunto diventa via via sempre più regionale, addirittura interna, domestica ai paesi, aumenta semplicemente la domanda interna. In Europa questo diciamo non accade, la destinazione del valore aggiunto, la componente globale, aumenta più della componente regionale. E questo secondo me appunto è importante da considerare quando andiamo a parlare del reshoring o della regionalizzazione come strategia, diciamo così, di medio-lungo periodo, come strategia europea di medio-lungo periodo, perché questa strategia deve tener conto però anche poi della destinazione appunto del valore aggiunto europeo. Quindi questo elemento messo insieme agli altri elementi che abbiamo discusso oggi, ovvero la resistenza, la maggiore resistenza delle imprese che sono inserite nelle global value chains rispetto appunto agli shock, ci induce a pensare che forse appunto anche a fronte di un rischio diciamo geopolitico, le soluzioni basate sul reshoring o sul nearshoring non sono forse le soluzioni più appropriate per il continente europeo. E su questo diciamo mi riallaccerei un po' a quello che diceva anche Paolo Guerrieri, ovvero che più che interpretare necessariamente la formazione di due blocchi separati, che sono molto d'accordo con quello che diceva Alessandro Tersulli, potrebbe portare dei costi molto elevati e dei costi molto elevati soprattutto in particolare in Europa, sarebbe appunto necessario ed è anche possibile osservare bene tutta un'altra serie di soggetti e di imprese che non rientrano necessariamente all'interno di questi blocchi, in chiave appunto di differenziazione dei fornitori e degli sbocchi, e su questo l'Europa ma anche l'Italia può mettere in campo strategie importanti. E sul in particolare vorrei concludere dicendo veramente due parole sulle imprese italiane, e su questo sono molto d'accordo su quello che diceva il dottor Guelpa, anche riallacciandosi un po' alla presentazione di Monducci, e quindi le prospettive delle piccole imprese legate alla partecipazione delle medie imprese
all'interno delle catene globali del valore. Quindi l'effetto, diciamo, l'agire sull'effetto trascinamento che può avvenire anche attraverso diciamo, il potenziare le reti e attraverso il potenziamento, ad esempio, delle partnership tra, tra imprese medie ed imprese di piccola dimensione e anche le partnership anche in chiave di open innovation. Io diciamo, mi fermerei qui e ringrazio diciamo, molto tutti per questo interessante dibattito. Grazie Valentina per questo intervento e per queste anche come dire, anticipazioni che ci hai dato su alcuni risultati di questi lavori di ricerca che stai coordinando, portando avanti, perché mi sembra di grande interesse soprattutto questa differenziazione tra le due macro aree, cioè l'area dell'Asia del Pacifico da un lato e l'area europea dall'altro, perché confermerebbe che sempre di più nell'area dell'Asia del Pacifico si sta affermando questo modello, come dire, di produrre in Asia per l'Asia in realtà, cioè non è più questa piattaforma di produzione per poi andare a vendere tutto sui mercati ricchi come è stato per molti anni, ma l'Asia del Pacifico sta diventando un'area in qualche maniera, tra virgolette, più autosufficiente, cioè anche in grado di assorbire fortemente questa capacità di produzione che continua a crescere. Questo mi sembra un dato interessante perché dall'altra parte invece l'area europea resta fortemente aperta, potremmo dire, e quindi l'interdipendenza a noi e i mercati aperti, un sistema che non si, come dire, non si radichi in due aree che, disaccoppiate, questo è per l'Europa una minaccia molto, molto costosa e quindi che andrebbe scongiurata in qualche modo con le politiche, quindi mi sembra molto interessante. Io direi che appunto i temi sono molti, sono emersi, però un tema poi dominante un po' questo che riguarda sotto molti aspetti il sistema economico italiano, perché parlare di sistema industriale, di sistema produttivo significa poi parlare del motore chiave dell'economia italiana. Io allora inviterei Stefano Micossi, proprio come anche a livello di sintesi e considerazioni conclusive, ci avevi accennato a un tuo intervento su che riguardava proprio il discorso, l'evoluzione del in generale del sistema capitalistico, ma in particolare dell'economia italiana, magari se vuoi fare alcune di queste considerazioni anche in questa sede, questo credo che potrebbe essere un modo molto efficace di svolgere alcune considerazioni conclusive. Quindi ti cederei la parola per... Anzitutto grazie di nuovo a tutti i partecipanti. A Sonnime è stata molto lieta di ospitare questo esercizio e di affermare la volontà di collaborare con la rivista che sta svolgendo un ruolo veramente significativo in questi anni, e quindi grazie a Paolo, a Barillo, a Giorgio Di Giorgio e agli altri che dedicano tanto impegno. Il tema diciamo ricchissimo, mi permetto di sollevare qualche domanda invece di arrivare a una conclusione. La prima domanda, davanti a questo tipo di analisi di letteratura, io mi sono sempre chiesto, quando abbiamo finito di analizzare i fenomeni, che strumenti abbiamo di policy response? Avendo il dubbio che osservare i fenomeni naturalmente sia utile, ma che la nostra capacità di policy response sia molto limitata. In realtà il mondo delle imprese ha una capacità di reazione abbastanza rapida, che risulta dai dati che avete esposto, mentre invece
l'articolazione di politiche di risposta ai fenomeni osservati è molto difficile e tradizionalmente non molto efficace. Quindi qui c'è un question mark rispetto a questo tipo di analisi. Il secondo punto riguarda quello che a un certo punto ha detto molto chiaramente Paolo Guerrieri ieri, e cioè che noi abbiamo un settore esportatore forte che ha tenuto in un modo straordinariamente buono, diciamo, in condizioni molto complicate, ma che non ha una capacità di traino né del settore industriale nel suo insieme, né dell'economia italiana nel suo insieme. Preparando una relazione per un convegno a Siena recente, e che adesso Paolo mi dice potrei dare la rivista come piccolo contributo, mi aveva colpito che cosa? Che in questi anni l'economia italiana, il fenomeno macroscopico che colpisce di più è l'aumento della quota dei servizi, che purtroppo sono servizi poveri e a bassissima produttività. Noi osserviamo, ho un grafico bellissimo che non vi posso mostrare adesso, ma contemporaneamente un forte aumento del fatturato relativo dei servizi e un forte calo della produttività, che riflette il fatto che questi servizi sono servizi a bassa produttività. E contemporaneamente un forte aumento di margini di rendita, direbbe Marcello Messori con Napoleone se fosse qui. Abbiamo un settore dei servizi povero che si mangia la manifattura in un certo senso, che occupa uno spazio crescente, che ha bassa produttività e margini alti. Questo qui è anche il settore che paga i salari di fame, dove compaiono i 4 euro all'ora per settimana di 6 giorni a 9 ore al giorno. E qui ci sarebbe la possibilità di adottare strumenti di intervento. Questa sarebbe quella di aprire questo settore dei servizi alla concorrenza. Il problema è sempre stato che il settore dei servizi è quello dove la concorrenza va a colpire direttamente le persone e quindi in realtà poi un sistema politico debole come il nostro non ce la fa. Quindi noi osserviamo un nucleo forte di industria che tiene benissimo, che ha avuto risultati sorprendenti, superiori per alcuni versi a quelli della Germania in questi anni, che rimane il secondo settore manifatturiero europeo, davanti alla Francia, e che però diciamo rappresenta un fenomeno che non riesce a diffondersi in Italia. Questa è la cosa che secondo me colpisce moltissimo. Oggi qui davanti a Piazza Venezia abbiamo i grandi camion con l'acqua che viene sparsa sui tassisti che protestano contro norme contenute in una legge delega sulla concorrenza, che io mi chiedo se vedrà mai. Sono 20 anni che cerchiamo di fare quella roba. Fra l'altro mi interrogo se il problema sia quello dei tassisti, ma insomma. Quindi voi fate una analisi molto importante perché ci dà un quadro molto ricco dell'evoluzione dei fenomeni. Mi interrogo sulle basi di policy che ci propone e credo che sia una riflessione che vada fatta. Vi ringrazio per l'attenzione. Questa non è, come dire, my piece of cake, quindi scusatemi se sono un po' uscito dal seminato. Quando ero in Banca d'Italia molto più giovane lavoravo con Stefano Vona ad alcune di queste cose, ma è passato molto tempo e oggi tendo a perdere più tempo con la moneta, con l'euro e con l'inflazione. Auguro a tutti buon lavoro, vi ringrazio per i vostri contributi e buona giornata a tutti.
Grazie a tutti, buona giornata. Arrivederci.